Benvenuti al secondo webinar della rassegna Virtuose e Virtuosi in Virtuale organizzata dal Conservatorio Puccini di Gallarate. Il titolo del nostro webinar di oggi è Composizione, analisi musicale e tecnologia nell'educazione scolastica. Prima di iniziare a entrare nel cuore del webinar, do alcune informazioni di servizio riguardanti la possibilità di seguire le nostre attività, le attività del Conservatorio Puccini, attraverso i nostri canali social, in particolare Facebook ed Instagram, e di seguire poi il nostro appuntamento settimanale che viene presentato il lunedì sera attraverso il canale YouTube del Conservatorio. Segnalo anche la possibilità di tenersi aggiornati su tutte le attività del Conservatorio, quindi sia su quelle strettamente didattiche, sia su quelle produttive, attraverso il nostro nuovo sito che abbiamo inaugurato e presentato con conferenza stampa annessa all'inizio di marzo. È sito molto dinamico, costruito molto bene, attraverso il quale avete la possibilità di scorrere tutto quello che riguarda il nostro conservatorio. Date queste informazioni di servizio, introduco l'ospite di oggi, che è il professor Emanuele Pappalardo, docente di elementi di composizione per didattica al Conservatorio di Latina, che ha studiato nel suo amplissimo curriculum composizione, musica corale, direzione di coro, musica elettronica e chitarra, che ho deciso di invitare oggi in quanto uno tra i principali esponenti della didattica della musica. La scelta, oltre per il profilo prestigioso del nostro ospite, di invitarlo è dettata anche da un percorso che il Conservatorio ha già cominciato a intraprendere di convenzioni con scuole di ogni ordine e grado per ciò che riguarda la formazione musicale. Quindi la necessità di creare anche una continuità tra i diversi contesti in cui la formazione musicale nasce e si svolge, e per approdare poi alla formazione superiore che il Conservatorio come istituzione ministeriale offre diciamo, ai suoi studenti, a coloro che poi vogliono diciamo, entrare nel mondo del professionismo musicale. Fatta questa premessa, invito il professor Pappalardo a attivare audio e video e a raggiungermi in questa sessione di... Ecco, Buongiorno, buongiorno. ciao Virginia, grazie. Un saluto a tutti, anche se li vedo silenziosi e oscurati. Esatto, al momento sì, esatto. Ma ci sono, la presenza c'è, si sente. Tra l'altro sono stati molto, come dire, generosi anche nel fornire delle domande che poi introdurrò nel discorso, che portiamo avanti. E innanzitutto benvenuto, grazie mille di aver accettato questo invito che, come sai, ce lo siamo detti, sarà il primo di una lunga serie a distanza o in presenza, vedremo anche come andranno i prossimi mesi, quindi sono ben lieta che tu abbia accettato. Grazie a voi, grazie a te. Guarda, io in genere faccio anche una domanda inerente, come dire, quale sia stato il trascorso che ha portato poi il nostro ospite a decidere di intraprendere in maniera un po' più precisa una strada anziché un'altra, perché scopo anche di questi webinar è quello di presentare ai nostri studenti tutte quelle che sono le professioni dell'ambito musicale, che sono molte più di quelle che si immagina. Innanzitutto sono professioni, cioè, quindi, come dire, richiedono una formazione, un certo tipo di competenze, ed è poi la ragione anche per la quale il Conservatorio è molto attento a stipulare queste relazioni con tutte le istituzioni che si occupano di formazione musicale. Quindi la prima domanda che ti pongo è: vista la varietà di studi che ti caratterizza, che cosa a un certo punto ti ha portato a volerti occupare così tanto di didattica della musica? Eh sì, è una bella domanda. Tanto io quando mi presento parto proprio da lì, quindi non ci eravamo accordati. Quindi quando Esatto. faccio un seminario, un corso, ma anche i corsi conservatori, do qualche informazione su di me, preliminare e parto proprio da lì.
Sì, perché ho sempre avuto in realtà questo interesse per la didattica, sia appunto quando ho incominciato a insegnare, anche a fare le prime supplenze nella scuola media. Avevo una ventina d'anni, credo, 19 anni, insomma, avevo appena finito il liceo. Avevo già fatto l'esame di solfeggio, per cui all'epoca avere già il diplomino di solfeggio è, se uno si sentiva una sorta di scienziato. Sì, è vero. E aveva accesso, no, a un mondo dell'insegnamento, quindi supplenze. Oggi ci vogliono 10 diplomi, no, per fare quello che una volta si faceva. Anche salti carpiati, salti mortali, doppi, tripli, sì, insomma. Quindi va bene, i tempi sono cambiati. Però ecco, fin da subito, quindi studiavo strumento, avevo iniziato con la chitarra, che poi mi ha accompagnato, è stato il mio strumento che ho continuato a studiare poi professionalmente in conservatorio. E poi ho iniziato subito composizione, ma allo stesso tempo insegnavo, per cui mi ponevo delle domande importanti riguardo proprio l'insegnamento, come si fa a insegnare, perché poi all'epoca non c'era niente. Cioè, stiamo parlando degli anni 70, e tu entravi negli scaffali dei negozi, io abitavo a Roma, ricordi, no? C'erano ancora i C'erano negozi, ancora, sì. e entrai in questi scaffali dedicati alla pedagogia, alla didattica, dove c'erano 4 libri, e poi fondamentalmente sono importanti, molti di loro sono rimasti nella bibliografia essenziale anche oggi. Però oltre quello poi non c'era niente, e quindi, come dire, uno si doveva un po' inventare proprio tutto un percorso. Però insomma avevo un grande motivazione, un grande entusiasmo, anche perché appunto non sapevo niente, avevo voglia di imparare, io ho dovuto fare tutto da me. Poi nel percorso sono stato molto fortunato, devo dire, perché ho incontrato delle persone per me che sono state fondamentali e continuano ad esserlo. La prima persona è stato Boris Porena, che posso dire che è stato veramente il mio maestro, cioè, non di composizione direttamente, ma io lo seguivo quando lui teneva i corsi superiori di composizione a Santa Cecilia. La sua classe era sempre aperta. Ecco, Boris è stato per me un modello proprio etico, oltre che professionale, etico, umano, veramente una persona eccezionale. E mi ha profondamente segnato, tant'è anche il libro di cui penso, a cui faremo riferimento anche Riferimento, in sì. questo incontro, è proprio dedicato a due dei miei grandi maestri, insomma, che sono Boris Porena e l'altro Flaminio Brunelli, che è stato un grande epistemologo, di cui poco si sa, però se uno vuole informarsi, infatti il libro è dedicato a loro due. Fondamentalmente. Poi nel mio percorso ci sono state tante persone assolutamente importanti, da cui sono riuscito a prendere delle cose, insomma, qualcosa di veramente essenziale che poi mi è servito nella mia attività didattica. Però ecco, io ho sempre avuto questo doppio interesse per la didattica e per la musica in generale, ma poi per la composizione in particolare, perché parallelamente agli studi di chitarra ho iniziato a studiare composizione, così è stato musica elettronica, e da lì, come dire, ho avuto il piacere di anche sperimentare all'epoca con i bambini della scuola media, dove andavo a fare supplenze, provavo. E in realtà questo atteggiamento sperimentale ha continuato, cioè io lo continuo a fare anche adesso, Sì. quindi in vari ambiti, sia in quello più specificamente elettroacustico, sia con la stessa metodologia che ho messo a punto in tanti anni di insegnamento, anche quando insegno strumento, ho pochissime lezioni di strumento perché non mi va di fare lezioni, però utilizzo questi incontri proprio con un'ottica di sperimentazione continua e costante. Un primo frutto ce l'abbiamo avuto con la pubblicazione del libro di cui parleremo. Sto avanzando e spero di riuscire a concretizzare anche con la stessa metodologia una seconda ricerca, sempre tra i partenariati, sempre da parte del conservatorio, quindi Sì. promossa dal Conservatorio di Latina, con la scuola del territorio, anche per fare riferimento a quella tematica che hai introdotto tu, che è assolutamente centrale e fondamentale questo rapporto con il territorio. Quindi spero di fare questa ricerca a breve, proprio dedicata all'insegnamento, alle prime fasi dell'insegnamento strumentale, che è un altro tema estremamente Grandissimo, affascinante. sì. Vedi, ragione in più poi per ritrovarci tra qualche mese e insomma, in modo che tu ci possa aggiornare su questa nuova ricerca. Guarda, hai accennato a un tema che poi sarà anche il fil rouge, no, di questa conversazione, perché uno dei temi caldi di questo periodo è la questione della didattica a distanza, che sin da subito è stata trattata molto male come metodologia di insegnamento. Ora,
È evidente che l'utilizzo in questo modo della didattica avviene perché siamo in una situazione comunque molto particolare di emergenza sanitaria a livello internazionale, quindi chiaramente in un assetto normale la didattica a distanza non avrebbe avuto un ruolo così centrale, anche sostitutivo poi della didattica in presenza. Però vogliamo come dire, spendere delle parole invece pro didattica a distanza, perché chiaramente per insegnamenti come quelli interni al conservatorio il lavoro che si deve fare sullo strumento paga un prezzo più alto rispetto alle materie collettive come possono essere quelle che insegno io o come quelle che insegna il collega di storia della musica. Però, come dire, in un'ottica in realtà di positiva accettazione della didattica a distanza. Anzi, questa situazione emergenziale forse ha consentito di aprire in maniera molto più veloce le porte all'uso della tecnologia in ambito formativo e didattico, che tra l'altro è uno dei punti su cui la tua ricerca è basata anche da tantissimo tempo. Menziono al riguardo, per esempio, il convegno che hai fatto nel 2012 in collaborazione con Radio Vaticana, che aveva proprio come titolo La creazione musicale dei bambini e degli adolescenti nell'era digitale. Quindi, perché questa didattica a distanza ancora oggi deve essere concepita come un grandissimo nemico? È un nemico metodologico o è un nemico dettato dal fatto che effettivamente, come anche alcuni miei studenti nelle domande di ieri hanno sottolineato, c'è un problema sociale, cioè c'è un problema effettivamente di impossibilità per alcune famiglie di dare ai propri figli il sostegno tecnologico. Cosa pensi a riguardo di tutto quello che ruota intorno alla DAD? Il tema è abbastanza complesso e non avrei saputo che dire un anno fa. Quindi da un anno a questa parte, esattamente da un anno proprio da questa parte, è un po' cambiato il mondo e quindi anche io, insomma, al mondo ho cercato di cambiare, di farvi riferimento. Sì, io devo dire che sono stato sempre, l'ho tenuta, guardata la didattica a distanza con una certa circospezione, prima appunto di un anno fa, ho sempre tenuto laddove c'era la possibilità di farlo in presenza e c'è sempre stata la possibilità di lavorare in presenza, ho sempre preferito lavorare in presenza. Adesso la farò breve. Posso dire che è uno strumento assolutamente che ormai entrerà sicuramente a far parte della nostra attività di docenti, ma perché ha enormi vantaggi. Certo, qualcosa ce lo perdiamo, su questo non c'è dubbio, è qualcosa di fondamentale, dico delle ovvietà. Però che la prossemica, cioè ci vediamo tutti quanti a mezzi busti, non sappiamo come siamo fatti sotto, non sappiamo i nostri piedi che fanno, se sballonzolano. A me dispiace perché non vedo i movimenti, no, oculari per bene, cioè tutto ciò che fa relazione quando c'è un insegnamento, che è fondamentale, non lo possiamo sottovalutare, non lo dobbiamo perdere. Però integrare tutto ciò che è relazione prossemica, che fa riferimento alla prossemia, integrare sì, invece, perché ha degli enormi vantaggi. Gli enormi vantaggi, e poi per quello che ho potuto vedere, che dovendo fare lezione anche ai miei studenti di composizione in conservatorio, quindi la maggior parte sono state fatte così, a distanza, dico adesso come facciamo? Perché io poi mi piace lavorare sempre in forma laboratoriale, non sono il docente che si mette lì e ti corregge gli esercizi. Sì, anche quello, per carità. Però insomma c'è sempre uno scambio. Proprio la mia, anche didattica, quindi soffro insomma, abbastanza. E allora dico, però è complicato online, ecco, mettersi alla lavagna, insomma, quello che fa un normale docente, scrive una cosa, l'altro interagisce, la cancelli, fai, eccetera, qui è tutto un pochettino più lento. Quel tipo di approccio. Mentre invece ho visto che funziona molto bene. Utilizzare funziona molto bene agli atti a distanza sulle tematiche di cui andremo a parlare oggi nello specifico, cioè proprio dell'utilizzo della tecnologia a un livello di base, perché ho cominciato a fare corsi sia con i miei studenti proprio su queste tematiche e ha funzionato bene. Qualche mese fa, addirittura il Conservatorio di Sassari, una cara amica, mi ha chiesto di fare un corso di formazione di 20 ore. Più o meno i moduli sono questi, per studenti interni e esterni, su queste tematiche qua.
E dico, vabbè, io non l'ho mai fatto, questo, cioè, non l'ho, insomma, sto cominciando a sperimentare adesso, questo alcuni mesi fa. Dico, va bene, quanti siamo? Ma un po', non ti preoccupare. Quindi sono trovato 32 persone dall'altra parte. Ah, mi è preso il panico, perché come faccio? Cioè, gestire 32 persone, essere interattivo, no? Motivare, perché anche qui io cerco di farlo sempre in modo laboratoriale, per quello che è possibile. Però qualche cosa è accaduto. Ne ho fatto un altro che si è concluso qualche giorno fa. Insomma, e allora anche il vantaggio, no? Perché tu adesso sei a Bologna e io sono ad Anzio, gli studenti non so dove stanno. Sparsi. Siamo con diciamo delle ovvietà, no? Però effettivamente sono i vantaggi anche di tutto ciò, che se affiancano poi, e speriamo di ricominciare presto, la normale didattica, direi che stiamo imparando tantissimo, ma proprio tantissimo, ed è importante capitalizzarlo. Sì, sono d'accordo. Tra l'altro, forse non dovremmo anche dimenticarci che questi corsi, per esempio di 20, di 30 ore che si fanno, dovrebbero essere più concepiti come l'avvio di qualcosa, no? Perché come vogliono essere poi questi webinar, cioè si danno degli spunti per i quali si danno anche dei riferimenti precisi poi nella didascalia al video YouTube, per, come dire, fare in modo che poi ci sia un successivo approfondimento. E questa cosa è stata sottolineata da te poco fa quando hai detto io tuttora, nonostante la mia ricerca vada avanti da tantissimi anni, quando faccio lezione continuo a sperimentare e a fare ricerca. E ci tengo a sottolineare una cosa, non perché l'insegnamento di alcune discipline sia solo sperimentazione, perché la sperimentazione parte da una base molto solida di competenze che permettono poi di dare anche delle direzioni a questa sperimentazione. Come sai, perché te l'ho accennato lunedì quando abbiamo fatto la prova, uno dei temi che mi sta a cuore è la questione proprio inerente alla concezione nell'immaginario comune della professione, della musica come professione. Quindi ne abbiamo parlato anche nel primo webinar, cioè questa logica per la quale la musica è qualcosa che piove dal cielo, non è una retorica, come dire, che trova la forma della chiacchiera da bar, è un problema che nasce nell'educazione musicale e in particolare nell'assenza della musica in certi percorsi di formazione. Infatti tu apri il libro che abbiamo già, a cui abbiamo già fatto per il riferimento, lo mostro, che è questo qui, ok? E attorno al quale ruoteremo durante questo nostro scambio, e fai una premessa che è fondamentale. Cioè tu dici, la musica in realtà, da quello che è il curriculum, avrebbe un riconoscimento e un riconoscimento di quella che dovrebbe essere la sua centralità nella formazione, però c'è una sorta di cortocircuito per cui questo poi nell'educazione musicale concreta portata avanti all'interno degli istituti fa fuori la centralità della musica. Allora, è chiaro che il tema è molto complesso e molto articolato, ma perché c'è questo cortocircuito nei confronti della musica? È una responsabilità che possiamo attribuire all'organizzazione interna di questi istituti? È una responsabilità che possiamo attribuire a questa idea generale per cui la musica ancora faccia fatica a essere riconosciuta come una professione musicale? Dove sta l'inghippo di questa situazione? Te lo chiedo non per arrivare a delle risposte, perché la tematica, mi rendo conto, è molto molto complicata, ma perché sento come dovere il fatto di doverne parlare, no? Ma dunque, il primo problema è un'impostazione culturale. Tu hai fatto riferimento anche appunto un'idea di musica che c'è in generale, no? Che continua a circolare incredibilmente. Il musicista, poi il compositore, in particolar modo, è qualcuno un po', come dire, che richiama delle figure un po' mitiche, un po' che ha il furor, un invasato, uno che è tanto importante, che, insomma, continua a esserci ancora, no? Questa sorta di romanticume, se vuoi. Il mondo è cambiato, ma continua
ad esserci questi pregiudizi, queste assurdità. Questo è un primo problema che continua appunto ad essere un problema culturale proprio radicato a fondo, tant'è che appunto la musica poi sparisce, cioè dopo la terza media la musica nei normali istituti sparisce a parte il liceo musicale, mentre continua ad esserci la storia dell'arte, ci sono insomma, cioè, quindi già questo ci dice qualche cosa che, come dire, la musica potrebbe essere appannaggio di questa sorta di istintività, no? Continuano a essere adusati e adoperati, abusati questi termini che io cerco subito di ridimensionare non appena faccio lezione sia ai miei studenti, ma soprattutto ai miei studenti che sono studenti in formazione che poi faranno a loro volta la formazione. Quindi sento profondamente questo senso di responsabilità. Quindi questo da una parte. Dall'altra parte è il problema della formazione, la formazione degli insegnanti. Cioè, io ho a che fare come te, no? Con insegnanti in formazione e non hanno assolutamente una preparazione adeguata per poter svolgere correttamente la loro professione. E la cosa incredibile è che io ho verificato anche che la maggior parte degli studenti che accedono ai miei corsi, cioè ai corsi di didattica, che sono i corsi poi preposti proprio alla formazione dei futuri docenti, e sembrano aver perso, e in genere sono abbastanza grandicelli, non sono ragazzini di 18 anni, sì. Raro che entri 19enne, come pensai, sembrano aver perso completamente la memoria di tutto ciò che è accaduto negli ultimi 40 anni. Queste cose ne discutevo qualche tempo fa, finché ero ancora in grado di discutere con Boris Porena. Dico, ma Boris, ma non ti sembra, Boris Porena, per chi non lo sa, adesso mi piacerebbe, io in genere faccio questa domanda agli studenti, ma voi conoscete alcuni nomi, no? Che per me dovrebbero essere dei capisaldi, dico, sapete chi è Boris Porena? La risposta è no. Sapete François Delalande? Stiamo parlando di persone che viaggiano tra gli 80 e i 90 anni, quindi Delalande, forse, ah sì, ho sentito il nome, sì, ma hai detto qualche cosa? No. Sai chi è Michel Ambertin, per esempio? No. Jean-Jacques Nattier? Ah, forse qualcuno Forse che fa qualcosa. l'università, no? Dico, ma la tripartizione semiologica, boh, e vanno a vedere su internet, eccetera. Carlo Del Frati, che è stato uno dei padri della didattica e che continua a essere ancora attivo, no? Boh, no. Mario Baroni, che continua a essere, appunto, a proposito di Bologna, Di è Bologna, stato esatto. veramente uno dei padri, e continua, lui del 36, ne parlavo proprio ieri sera con Marco Di Battista, e continua a viaggiare, a fare, ma è completamente ignorato. Dico, ma è possibile? Sì, Piaget, e vabbè, giusto, perché dovendo studiare un po' di più, anche pedagogia, ovviamente il nome di Piaget ritorna più frequentemente. Quindi c'è tutto da fare, sembra essere una sorta di dannatio memoriae verso tutto quello che è accaduto dalla metà degli anni 60 fino, io direi, alla metà degli anni 80, fino, grosso modo, alla fine. Ti posso anche dire che condividiamo questo problema anche con i compositori, cioè lo studio del repertorio si è sempre fermato a un certo punto, quindi se io faccio la stessa domanda menzionando dei compositori dagli anni 60 in avanti, va bene se quel compositore è stato, come dire, il cui nome è stato sentito, ma se poi andiamo a capire quali composizioni di quel dato compositore o di quella data compositrice sono stati ascoltati, e lì è un vuoto, è lo stesso vuoto a cui fai riferimento tu per ambiti diversi, no? Quindi volevo Questo specificare questa cosa. sì, quello che dice è assolutamente pertinente con il discorso che stiamo facendo sulla formazione degli insegnanti, perché io spero ne avremo modo poi di parlarne un po' più approfonditamente, faccio un'anticipazione, perché la maggior parte del patrimonio artistico, mettiamolo anche tra virgolette se vogliamo questo termine artistico, diciamo dell'espressione umana, creativa, umana del Novecento, è un patrimonio immenso che può essere utilissimo per quanto riguarda tutta l'attività didattica. Però quindi il fatto che gli insegnanti ignorino completamente tutto ciò che è accaduto, soprattutto nel Novecento, magari fino a Beethoven ci arrivano, però poi dopo niente, e trovi un vuoto abbastanza totale. Ed è grave perché la musica del Novecento, questo è un tema che io discuto anche nel libro, che è importante per tutta la mia metodologia. Parlando di musica, ma possiamo estendere il discorso all'arte figurativa, a quello che volete voi. Tutto ciò che è accaduto nei primi 20-30 anni del Novecento
alla portata di bambino. Dice, ma sembra strano, dice, ma come? No, è proprio così, cioè, nel senso che nessun bambino rimane sconvolto di fronte a un quadro di Mondrian oppure a un brano di Cage o un brano di Cowell, ma te dici chiunque, veramente chiunque. È l'adulto che non si rimane sconcertato. Allora, la produzione artistica espressiva, diciamo, del Novecento, invece si presta benissimo, no? Per introdurre poi tematiche fondamentali, quali appunto la composizione, l'analisi, la riflessione, la condivisione, tematiche come l'inclusione, insomma. Non so, ecco, se sono stato sufficientemente chiaro. Quindi è veramente un enorme problema questo io non esito a chiamarla proprio ignoranza, nella maggior parte dei casi proprio degli insegnanti che poi, ma che si insegna a scuola media? Io vedo delle cose terrificanti. Noi diciamo scuola media, non bisogna guardarla con la puzza sotto, cioè No, no, sì. arriva da lì il nostro pubblico, anche per chi fa il compositore professionista ma arriva da lì, la formazione è quella, se non lavoriamo con i bambini, ma io direi dalla scuola primaria, ma anche dalla scuola dell'infanzia. E succedono delle cose inenarrabili. Io vedo, sento insegnanti che arrivano nei miei corsi, che già insegnano, e che a scuola media incominciano a fargli dare quei quadernini terribili, non so se ci avete presenti, che si comprano in cartoleria, no? Quei righelli di musica, la righetta al centro, scriverci non so che cosa, terribili, e fanno riempire le battute. Fanno riempire, ancora si fanno riempire le classi 4 quarti, 2 quarti, cioè si crea una formattazione mentale da subito che è assurda, è veramente assurda. E questo va avanti per 3 anni. Per fortuna non è sempre così, ho incontrato qualche insegnante, però nella maggior parte dei casi dovete credermi, se non so, mi dispiace non vedervi in faccia tutti i partecipanti, però dovete credermi, è così, io il polso un po' della situazione della formazione in Italia ce l'ho ormai, interessandomi da tanti anni di questi aspetti. E purtroppo rimango sempre, faccio sempre un salto sulla sedia ogni volta. Guarda, anche io ho una decina di anni fa, ho insegnato in alcune scuole medie della zona bolognese, e tra l'altro appunto educazione musicale, e mi sono resa conto proprio di questo, della totale distanza da i programmi proposti, dai libri di testo proposti rispetto a quello che effettivamente è lo studio della musica. Ma non soltanto per coloro che hanno poi come obiettivo quello di diventare dei professionisti, ma una formazione musicale che dovrebbe essere concepita con certi criteri per l'individuo tout court, al di là di qualsiasi cosa. E hai anticipato uno dei punti di cui volevo parlare con te, perché ovviamente, essendo una compositrice, è un punto su cui mi fa, come dire, la mia curiosità aumenta. Cioè, quello che tu hai sottolineato rispetto a, hai usato un termine molto chiaro e molto efficace, una formattazione, cioè far credere anche che la formazione musicale del bambino debba partire per forza dal sistema tonale è una visione deviata. Il sistema tonale è una delle possibilità, ma quando lo studio del linguaggio musicale si chiude in se stesso nella griglia di questi quaderni che corrispondono a metà foglia 4 che io puntualmente quando i ragazzi all'inizio del corso di armonia me li presentano in classe, li prendo e dico per favore non fatemi neanche vedere, minimo dovete ragionare sul foglia 4, nasconde un problema, cioè come dici tu è un problema di formazione. È chiaro che il nostro non vuole essere un attacco alla figura dei docenti, anzi è No. uno sprono per creare dei canali di comunicazione e per portare l'attenzione anche alle istituzioni affinché si adoperino per fornire gli strumenti di aggiornamento a questi insegnanti. Il discorso che hai fatto rispetto alle soluzioni compositive dell'avanguardia, che si sono dimostrate incredibilmente vicine ai bambini. Quindi parliamo di soggetti che non hanno un background musicale, quindi soggetti con cui tu fai la tua ricerca a partire praticamente da zero, no? Nonostante questo,
Quindi, nonostante molte soluzioni che si sono rivelate fantastiche per la didattica e per restituire ai bambini una didattica aperta, della musica, trovano invece esattamente l'opposto, se ci pensiamo, in quella che è la programmazione della musica contemporanea nei cartelloni di festival, di istituzioni, eccetera. Cioè, noi abbiamo un linguaggio, anzi più linguaggi compositivi, che dagli anni 60 in avanti si sono dimostrati efficacissimi nell'ambito della didattica, ma noi come spettatori adulti non abbiamo la possibilità di fruire di quei linguaggi che sono completamente fatti fuori dalla programmazione concertistica. Per cui già in un teatro arrivare ad avere la rappresentazione di un'opera di Britten è pura fantascienza. Se ci va bene, troviamo un'opera contemporanea nella stagione. Questo è un noccio della questione molto importante perché, come hai detto prima tu, quello che noi formiamo non è soltanto l'individuo per offrire all'individuo quello che merita, cioè la formazione completa, ma anche e soprattutto formare il nuovo pubblico, cioè formare quello che sarà il pubblico che entrerà in teatro, che andrà ai festival e che magari avrà anche delle richieste rispetto a quello che verrà fatto. Quindi nel campo specifico, nel punto specifico dell'avanguardia musicale, no? Cosa ti verrebbe di sottolineare ai ragazzi come esperienza che viene, come efficacia nella didattica della musica che viene da certe soluzioni compositive nate nel momento della sperimentazione, chiamiamola avanguardistica? Sì, beh, l'avanguardia, noi stiamo parlando agli inizi del Novecento, per cui un po' c'è un cellulare, suona qualche cosa, a casa mia o a casa tua? Un citofono, vabbè, lo lasciamo fuori. Stavo dicendo, appunto, Dell'avanguardia. l'avanguardia, stiamo parlando di cose, di produzioni che ormai datano 100 anni, cioè è passato un secolo, no? Un secolo, e noi ci ritroviamo ancora così a sorprenderci, no? Di fronte a un brano di Cage, ma non so, di Henry Cowell, appunto, Sì, o sì, 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 sì. Ives, no? Stiamo parlando di cose del 1905, 6 che sembrano sorprendenti, eccetera. E quindi, ma quello che dicevi tu, dunque, è importante anche conoscere la normativa a cui fa riferimento tutta quanta la scuola italiana, la normativa italiana, cioè le indicazioni nazionali per il curriculum. La normativa è cambiata nel corso degli anni, no? Ha subito una serie di cambiamenti fin dalla metà dell'Ottocento. Gli ultimi, più recenti, sono assolutamente fondamentali, sono le tappe, sono 2003, 2008 e poi 2012. Io vedo che anche i docenti, che sanno per forza dell'esistenza, no? Delle indicazioni nazionali per il curriculum, le più recenti appunto che sono di dicembre 2012, che sono attualmente in vigore, e spero che non venga in mente a qualche perverso di metterci le mani, perché sono un vero capolavoro. Se uno li leggesse, ma io verifico che non li legge nessuno, cioè si prendono delle formulette che sono scritte nelle 10 discipline, nella descrizione del curriculum, delle 10 discipline che compongono appunto il curriculum scolastico, dalla scuola dell'infanzia fino alla terza media. Si prendono delle piccole formulette, ma non si leggono, per esempio, le prime 25 pagine, ormai l'ho messa come bibliografia essenziale nei miei corsi, perché non si può prescindere, sono un capolavoro di epistemologia, dove non si parla dello specifico, poi si scende nello specifico delle 10 discipline, per cui c'è appunto anche la musica, che si chiama, è ritornata a chiamarsi educazione musicale, e poi la tecnologia, che sono anche gli ambiti appunto di cui stiamo occupando oggi. Ma tutte le 10, 20 pagine, grosso modo, iniziali, sono di un'apertura. Qui si parla che tutto ciò che si studia poi a scuola deve contribuire non alla formazione della specifica del singolo individuo nella specifica disciplina, ma c'è tutta un'apertura amplissima, cioè è la formazione dell'individuo. Questo lo sappiamo, sembra una frase scontata, no? Questo si trova in qualunque progetto, tu Sì. trovi la formazione dell'individuo, alla cultura, eccetera. Però poi nella pratica tutto ciò nella scuola italiana, a fronte di questa meraviglia
epistemologica, che sono la nostra legge, la nostra legislatura in ambito di educazione, poi purtroppo ci si trova di fronte a, totale, ecco, al librettino di musica del cartolaio. Sì, e questa è un'informazione importantissima da fornire, perché proprio perché alle volte sembra che la musica sia di argomento di chi appartiene anche a certi ambienti, no? E purtroppo dobbiamo riscontrare anche un certo snobismo nei confronti di tutto ciò che è la didattica della musica. In realtà uno degli scopi anche di questo webinar di oggi è, grazie al tuo lavoro, fornire delle informazioni che sono anche informazioni, come dire, che non si pensa che ci siano rispetto a quelli che dovrebbero essere i canoni, no, in cui far rientrare l'educazione musicale. Invece, tu ci stai confermando che questa legislazione a sostegno dell'educazione musicale c'è, ma che poi c'è un assoluto divario tra quelle che invece sono delle direttive fornite a livello ministeriale su come fare educazione musicale e di quello che invece l'educazione musicale diventa, come dicevi tu, con le dovute eccezioni, sia di istituzioni sia di docenti illuminati, che come dire, e quindi troviamo una scissione di cui è importante parlare, perché poi chi come te fa un lavoro molto più da vicino con i bambini ci dà indietro dei risultati che aprono dei mondi incredibili, cioè quindi anche la capacità da parte dei bambini di sostenere dei concetti che si pensa invece essere assolutamente prerogativa di chi è già inserito, per esempio, in un percorso accademico. E quindi questa cosa fa sì chiaramente che la formazione dell'individuo, che diventa appunto un concetto spesso di cui si abusa, in realtà merita di, come dire, riacquisire una centralità, no? E a proposito di questo, vorrei cominciare con te a entrare un po' nel merito dei contenuti del tuo testo che ho mostrato prima, lo rimostro. Composizione, analisi musicale e tecnologia nella scuola primaria. E per farlo, prendo in prestito una domanda che viene da un nostro studente che, insieme anche ad altri studenti, giustamente si è posto una questione. Cioè, io come mi pongo da insegnante verso un bambino che per la prima volta si trova a fare una lezione di musica? Cioè, in che cosa? Bella domanda. Bella domanda, no? Come si inizia? Perché nell'educazione musicale capita di trovarsi una casistica molto ampia, quindi può capitare il bambino che magari ha già preso delle lezioni di strumento, può capitare un bambino, chiunque, un adulto che magari ha già qualche lezione di musica alle spalle, ma con chi parte completamente da zero e soprattutto lo fa ad un'età in cui magari non ci sono anche gli ascolti, non c'è ancora una passione direzionata. Come ci si pone? Tu come ti sei posto con questi bambini con cui hai fatto questi laboratori? Allora, i bambini non hanno pregiudizi in genere, cioè quantomeno ne hanno molti meno degli insegnanti o degli adulti, per cui l'accesso è più rapido, cioè i bambini vogliono conoscere, vogliono sapere. E fino a 12 anni, 13 anni ancora, anche se non si è fatto un lavoro preventivo iniziale, che dovrebbe iniziare nella scuola, già nella scuola dell'infanzia, non inizia niente. Normalmente si mettono a fare i giratori, giocherelli e cose varie, ma nella scuola primaria, quindi dai 6 anni in su, dai 7 anni in su, insomma, si potrebbero fare cose strabilianti e in qualche modo Oggi ho anche appreso che esiste il ciacciaccia delle tabelline, tu lo sapevi? no, non sapevo È di il questo. ciacciaccia utilizzato per far imparare le tabelline, l'ho scoperto proprio stamattina. Funziona. Una nota di colore, sì. A volte si ricorre, ecco, a tanti espedienti, no? Anche in campo musicale, no? Assolutamente, Per assolutamente, attirare un po' l'attenzione, legittimamente. insomma, il che lasciano spesso il tempo che trovano. Quindi, per rispondere alla domanda dello studente, è una domanda centrale. Io, tra l'altro, me la pongo anche sempre quando inizio ancora a fare un corso, se sono bambini.
perché un bambino arriva, tanto bisogna vedere di che età stiamo parlando, no? Adesso il target a cui mi riferisco sono bambini, ecco, diciamo i soggetti che sono stati poi i protagonisti di questa ricerca che è testimoniata dal libro, no? Che sono dai 9 anni, 9-10 anni, perché sono bambini di quinta primaria, però qualcuno aveva 9 anni, quindi 9 anni l'età, quindi diciamo quarta e quinta primaria. Quindi a quell'età i bambini quando arrivano vogliono studiare musica, sia che vogliano, tanto è difficile che vogliano studiare musica col computer perché nessuno glielo fa fare, però appena gli proponi una prospettiva del genere, ovviamente un entusiasmo incredibile da parte, ad esempio, i soggetti che abbiamo con i quali abbiamo lavorato in questa sperimentazione. Io sono rimasto con delle cose che mi hanno sorpreso, è stata vedere questa motivazione, proprio motivazione. Nessuno è mai mancato agli incontri. Un bambino, faccio qualche aneddoto, gli si è rotto il computer e il padre mi ha detto ha voluto ricomprarselo subito con i suoi soldi. Gli ha rotto il salvadanaio, no? Comprarsi il computer, quando mai? Ma nessuno, arrivavano sempre prima, sempre una partecipazione, poi tutto questo non è che me lo sto inventando, cioè il vantaggio di aver fatto una pubblicazione, che tutto ciò è testimoniato, cioè nel libro ci sono 86 documenti audio e video, soprattutto tutti ben selezionati, che sono serviti per elaborare poi i dati, quindi chi vuole ha la pazienza può andare a verificare questa cosa. Quindi quando un bambino arriva e vuole studiare musica, sia che sia col computer o sia con lo strumento tradizionale, perché immagino che la domanda anche che tu mi hai fatto si riferisca Sì. all'insegnamento, e quindi in genere quando arriva un bambino non sanno perché vengono a studiare uno strumento, non lo sanno, a meno che ne è adulto, cioè, o grande. Certo, Cioè, la certo. motivazione è sempre una motivazione non intrinseca, è una motivazione esterna. O c'è il papà che suona, o c'è il fratello che suona, ma lo strumento magari non ce l'hanno nemmeno, non l'hanno mai visto. Sei tu che gli devi dire comprati lo strumento. Quindi, come dire, c'è una totale apertura. E come si inizia? Adesso, in generale, sono gli aspetti proprio creativi e compositivi che io metto subito dalla prima lezione, sia che sia con computer, soprattutto la differenza cambia il dispositivo, ma la metodologia che ho messo a punto, prendendo un po' di qua e un po' di là, ovviamente, poi facendomene un vestito io a mia misura, che mi sembra funzioni, fino adesso non sono avuto grandi smentite, consiste proprio in questo, nell'avviare da subito una relazione immediata con la materia sonora, proprio con la materia sonora, quindi quali note, di che, poi arriveranno, se io sto facendo lezione di strumento, problemi di notazione, arriverà, ma non posso partire da quello, è il modo più astratto che ci sia per demotivare rapidamente una persona che arriva con un certo entusiasmo, no? Cioè, questo entusiasmo va in qualche modo poi incanalato, perché sennò è troppo aperto. Quindi, Certo. questa è la metodologia che uno deve avere, no? Riuscire, ma come? Fin da subito, dalla prima lezione, componi, improvvisa e analizza. No, non è una buttata, ormai anche No, no. su questi aspetti della didattica strumentale, su cui spero appunto di avviare questa seconda ricerca, sono anche lì una ventina d'anni e sto lavorando e sempre di più mantengo documentazione, archivio, insomma, e funziona perché tu non hai lo scollamento che ti dà la notazione. Faccio un esempio, adesso io immagino che ognuno di voi suoni uno strumento, no? Sì. Prendiamone uno qualunque, io posso prendere il mio strumento, la chitarra, ma potrebbe essere un violino, che ne so. Immaginate, ma come la prima lezione, lo strumento ti scivola da tutte le parti, non sai come tenerlo, come mantenerlo, le preoccupazioni, poi magari ti mettono subito a leggere qualche cosa, oppure c'è qualche perverso che ancora fa il solfeggio, no? Perché c'è qualche. No, Altro è grande proprio così. argomento, sì. No, ma è così, c'è qualche perverso. Cioè, ma come faccio a studiare la musica e non so il solfeggio? Il solfeggio, ancora. Solfeggio, io lo dico sempre pubblicamente, adesso siamo anche in registrazione, quindi andrà sul Sì, questa canale. cosa girerà parecchio. Ecco, quindi il solfeggio non serve a niente, cioè non serve a niente nelle prime fasi di studio dello strumento, questo è testimoniato. Prima di arrivare ad aver bisogno del solfeggio, e in questo momento ce n'è bisogno, Sì, è ma sai fondamentale. quanta letteratura puoi suonare?
con figurazioni minime. Ma quanta letteratura? Ma ci vai avanti per 2, 3 anni, ma anche 4 anni, cioè a suonare cose, puoi suonare insieme, perché anche con la musica d'insieme io la inserisco immediatamente nelle prime lezioni di strumento. Quindi per rispondere ancora in modo sintetico alla prima domanda, a questa domanda del tuo studente, è proprio questo, inserire da subito una relazione immediata con la musica, col suono, cioè quello che tu stai facendo in quel momento, che stai tirando una corda così. Magari se stiamo suonando lo strumento a coro, stai sfregando lo strumento per sentirlo, per toccarlo, per avere un rapporto proprio diretto, tu stai producendo suono e stai producendo non solo suono, ma stai producendo anche musica. Allora su questo si innesta il discorso della composizione, dove i bambini vedi che compongono immediatamente. E non solo, ma un'altra cosa che nessuno fa mai fare, proprio nessuno, per quello che è la mia conoscenza. È proprio l'attività invece riflessiva su quello che stai facendo, è quello che chiamiamo analisi, ovviamente. Non so se sono stato forse eccessivamente sintetico, però bisognerebbe poi. No, Le ma guarda, proseguiamo assolutamente domande sono belle, interessanti. sulla scia di quello che stai dicendo, perché tu parli, se dovessimo, permettimi di fare questa considerazione, se dovessimo sintetizzare il modo in cui tu ti poni all'interno di questo testo, ma in generale, forse così, un approccio di riferimento. Trova una definizione nell'espressione progetto musica che tu utilizzi, no? Che prevede come però se fossero posti all'interno di un cerchio, quindi non c'è un'unica direzione grazie alla quale ci si muove tra queste fasi, tu parli di ascolto, composizione, analisi e improvvisazione. In una maniera assolutamente anche appunto circolare, quindi non è che si parte dall'ascolto per poi andare alla composizione, in realtà sono dinamiche molto più articolate. E come dire, questo non è assolutamente lontano dal tipo di lavoro che si deve fare in fase di approfondimento anche quando si fa analisi. Cioè io che insegno armonia e analisi e quindi spingo gli studenti a imparare delle metodologie per capire come funziona la musica, no? Assolutamente potrei utilizzare queste quattro fasi allo stesso modo in cui tu le utilizzi nella tua ricerca con i bambini, perché tu hai parlato prima di materia sonora. Spesso il grosso problema è rimanere su un livello di astrazione eccessivo, che ha dei risultati sia nel modo in cui si tratta la musica, ma anche nel modo in cui, per esempio, si imposta il rapporto tra docente e studente. E mi fermo qui perché si aprono tantissime parentesi, alcune cose le vorrei discutere dopo. Ascolto, composizione, analisi, improvvisazione. In che modo questo progetto musica ha trovato applicazione in questi laboratori, dei quali so che ci hai portato anche dei materiali a Sì, sostegno? quindi ci riferiamo allo specifico all'utilizzo del dispositivo digitale, no? La metodologia è la stessa. È chiaro che il dispositivo digitale, in questo caso un computer, favorisce molto tutto ciò, perché puoi immediatamente mettere in atto, cioè senti subito il risultato del tuo pensiero, il risultato di una manipolazione di oggetti sonori, no? Che metti all'interno del computer e quindi immediatamente, direi poi bambini molto, molto prima che non insegnanti in formazione che si avvicinano a questo, al mondo digitale, i bambini molto prima acquisiscono delle competenze, questo è testimoniato, ormai testato, quindi non ho nessuna remora a dire che è ormai una certezza, no? Non hanno nessun problema ad acquisire la gestione del mezzo, appunto del computer, nel giro di 2 ore. Del 2 ore sanno, cioè, dico il computer non il mezzo in sé, ma con la gestione di un software come quello che abbiamo utilizzato noi, un software sostanzialmente dove ci puoi fare tutto, un software professionale, non è un software per giocare, per divertirsi. Se vuoi li menzioniamo, così Sì. diamo la possibilità anche al pubblico che seguirà su YouTube di avere un riferimento ai software che hai utilizzato tu nello specifico. Sì, ma io ho utilizzato Audition, che un software che si trova, insomma, non è la versione che ho utilizzato io, è una versione in realtà libera, che
a un certo momento la Adobe, non so per quale motivo, mise a disposizione i numeri seriali, ma proprio la Adobe, Sì, i numeri seriali nulla di di illegale, insomma. tutto legale, per cui noi l'abbiamo dato e il software continua a utilizzare. Però io dico sempre, poi io ho avuto degli studenti, delle ricadute con dei docenti che si sono interessati a questa metodologia, che hanno provato a utilizzare, tra l'altro pure online, con i bambini di quarta, ma hanno utilizzato Audacity, Sì, che è un altro software che funziona, software che assolutamente funziona benissimo, è sì. assolutamente gratuito, Gratuito, sì. caricabile, aggiornabile. Quindi, cioè, un software, io dico sempre, vale l'altro, non è tanto quello. Quindi non bisogna. Importante è invece capire che cosa me ne faccio del software, Esatto, sì. perché il problema è questo. Allora, fare un software, perché io scelgo un software di questo tipo? Perché fare una canzone, nell'accezione più comune del termine, con un software così è molto più difficile che non farla con uno strumento tradizionale. Nel senso che lo puoi fare, ma devi avere delle competenze specifiche. Quindi già questo, come dire, cioè, come dire, io ci posso pure mettere una tastiera MIDI a fianco al software, ma lo evito accuratamente, perché poi il pensiero andrà a seguire le mani, e le mani ti cadranno, oppure le mani seguiranno, comunque cercheranno di rifare quello che tu già c'hai in testa, e quello che uno normalmente c'ha in testa è una canzone, sostanzialmente. Sono quattro accordi, no? Un giro di do, quello che ti pare. Cercherà di rifare queste cose. Qui bypass immediatamente, niente tastiere, niente programmi di notazione, perché poi si confondono l'informatica musicale con la notazione, quindi finale, si Con la bemis, videoscrittura, sì. la È videoscrittura, insomma, che è un'altra assolutamente cosa. è un'altra cosa, serve per fare altre cose, ma non serve per questi scopi. Imbriglia la testa anche lì, chi si mette a comporre, perché qualche ragazzino, per esempio, nelle lezioni singole di strumento dove compongo, dice: ma io vorrei, per un po' più grandicelli, vorrei scrivere direttamente utilizzando un programma di notazione, di videoscrittura. E dico: no, non lo fare, quello te lo faccio io. Tu scrivi sulla carta. Perché il programma di notazione, come dire, ti dà immediatamente delle cose di default, per cui ti mette le Assolutamente, sì. battute, che è più difficile, si può togliere tutto, ovviamente. Però poi la pigrizia vince, e allora uno adegua la testa alle battute di quattro quarti, due quarti, perché poi è quello che poi ti risuona nella scuola, che ti insegna una scuola, per cui uno si adagia. Quindi io evito subito di fargli utilizzare i programmi, dico: lo Sì. faccio io, te lo faccio io, poi lo riscrivo, eccetera. Certo. Lo discutiamo, quindi non ci sono battute, ci sono battute mobili, che favorisce l'acquisizione anche di un'idea di metro, che spiegare a un bambino che Assolutamente. cos'è il metro, ma come fai? Ma non lo capisce, cioè io, cioè, prima di 13 anni, 14 anni, non lo capisce. Non è che non lo fa, ma diventa un ammaestramento, non ci ragiona, non ne capisce la funzione, che cosa può servire un metro, e quindi è meglio mettere metri variabili in relazione al pensiero compositivo. Ritorniamo però alla tua domanda iniziale. Quindi con i bambini è molto facile proporre un approccio al mezzo informatico, perché immediatamente, d'altra parte è anche scontato, no? Noi viviamo da 20 anni ormai immersi in un'era digitale, sempre di più facile, il famoso libro di Ferri, Nativi Digitali, che è un libro che credo uscì nel 2011. Che ancora si trova, che è simpatico, insomma, un bel libretto, un po' superato adesso perché le cose vanno avanti rapidamente, però consiglio, ecco, come bibliografia essenziale, chi volesse incominciare a prendere atto di queste problematiche, appunto questo libretto Ferri, se non ricordo male, comunque il titolo è Nativi Digitali. Per loro è normale, il problema non è loro, il problema è lo iato che c'è, lo facevi cenno prima tu, no? Lo iato che c'è con poi gli insegnanti, cioè gli insegnanti non sanno adoperare niente. E allora è la prima volta nella storia che noi ci troviamo ad affrontare un problema singolare, che una generazione seguente ne sa molto di più della generazione precedente, no? Che è una cosa piuttosto singolare, Un'inversione. un'inversione, per cui l'insegnante che non sa niente di come si gestisce un software, ma poi da un punto di vista pratico, Sì, poi non dico la no, metodologia, praticissimo. e i bambini, cioè, perdi subito credibilità. Non, dice: sì, vabbè, professore, che vogliamo fare? Beh, te lo risolvono loro il problema, ora Sì, via, sì, sì. ma nel frattempo hai perso credibilità. Ecco, insomma, è un po' questo, no? Quindi i bambini non hanno nessun problema. L'utilizzazione del software è a loro disposizione, nel senso che lo utilizzano perfettamente nel giro di 2 ore, si sono impossessati delle funzioni base,
sulle quali possono incominciare a comporre. Quindi al secondo incontro i bambini incominciano subito a comporre. Che nella pratica comporta, tu lo descrivi molto dettagliatamente nel testo, no? C'è una prima lezione in cui si insegna loro come funziona il software, no? Poi si passa alla produzione sonora, appunto, che è sonora e non è musicale, perché alle volte il termine musicale si porta dietro un sistema di organizzazione che invece tu a livello formativo fai arrivare solo successivamente, proprio per far sì che la creatività del bambino venga fuori in maniera libera, però ci tengo a sottolineare, poi mi piacerebbe che ne parlassi, per libertà non si intende qualsiasi cosa che si fa va bene, c'è una guida verso la creatività, o meglio, verso l'analisi di quello che è stato creato, che serve poi a far acquisire ai bambini una consapevolezza importante, no? Quindi, volendo simulare la seconda lezione di questo tuo laboratorio, come i bambini producono il suono? Cioè, che tipo di sonorità hai chiesto loro di produrre, per esempio? Ma guarda, io ormai ho messo a punto anche un po' di metodo, oltre che non è soltanto una metodologia questa che, deve contemplare anche degli aspetti di metodo, no? Proprio procedurali, fai questo, fai questo. Per cui, diciamo, ormai c'è un format che ho visto che funziona, funziona per i bambini, funziona con gli adulti, quindi ormai mi sento di poter dire che è ampiamente testato. Qual è la domanda? Scusami, che fanno i Come inizi la seconda lezione, per esempio? Cioè, quando i bambini passano alla produzione sonora? Guarda, io in genere, sia con gli adulti che con i bambini, do inizialmente dei campioni audio, proprio un piccolo pacchetto di campioni audio, sono sempre le stesse ormai da anni. Poi ovviamente si possono fare loro i due campioni audio, cioè campioni di strumenti tradizionali, la scala cromatica di un flauto, campioni normalissimi, niente di strano. Quindi lì è il primo materiale, ma sai perché è utile? Anche perché è un primo materiale condiviso, perché tutti quanti hanno gli stessi oggetti, per cui è interessante andare a vedere anche le scelte che ognuno fa a parità di materiali da usare. Quindi è molto interessante. E allora vedi che subito c'è un modo, i bambini immediatamente cercano, ma anche gli adulti, cercano di essere liberi, appunto, e non in che modo? Restringendosi molto il campo delle possibilità. Allora capiscono da subito che per essere creativi bisogna, ed essere liberi nella creatività, bisogna restringere molto il campo delle possibilità. Se no diventa un libertinaggio, che è un'altra cosa, no? Non ci interessa, no? Noi vogliamo che si sia liberi, e quindi per essere liberi bisogna costringersi in un range abbastanza bello. Ma chi è che mi dà la possibilità di essere libero? Il docente o sei tu? No, te lo stai dando da solo, e questo è fondamentale, questo fa parte proprio dell'analisi. Tu da solo ti stai restringendo il range di possibilità, perché ti rendi conto che ampliandolo troppo, poi se voi possiamo sentire anche un esempio con relativa analisi, proprio in questo mi viene in mente adesso, c'è una bambina che non faceva parte di questo progetto di ricerca, però è sostanzialmente la stessa cosa, che si pone proprio questo problema, no? Quanti materiali hai utilizzato? Un solo suono. E perché? Perché volevo lo sentiremo, c'è la sua analisi, volevo mettercene tanti, ma poi ho pensato, ma se ce ne metto tanti, poi uno non si riesce a capire che cosa volevo fare. Una lezione di composizione. Così, in 30 secondi. Secondi, proprio stigmatizzato che cosa vuol dire comporre. Dopo, se volete, lo ascoltiamo, fatto con una sola goccia d'acqua. È un pezzo storico, insomma, storico nel senso che sono molto affezionato, perché da lì poi è partita tutta questa avventura, no? Se vuoi possiamo anche ascoltarlo adesso, se lo ritieni. Proviamo, anzi, così. Andiamo un pochettino, la condivido. Condivido lo schermo. Ok. Thank you.
Compagni che ti hanno letto, che mi stavi dicendo? Uno mi ha chiesto ma l'hai fatto con gli strumenti musicali? E io gli ho risposto no, l'ho fatto con le gocce. Poi un altro mi ha chiesto subito dopo ma come hai fatto a farle diventare così le gocce? Gli ho detto guarda, ho usato un programma che è sul computer e che mi ha permesso di trasformare il suono delle gocce. Alcuni sono rimasti proprio, si credevano che facevo una cosa un po' come, per esempio, la maestra ci aveva già fatto ascoltare una cosa che lei era andata in riva al mare di sera e ha registrato le onde. Poi aveva fatto come ho registrato io le gocce vergini e ce l'aveva fatta ascoltare. Le gocce vere, insomma, Sì. che uno riconosce subito. E quello non era interessante per te? Per me sì, però si sentiva troppo, capito? Cosa si sentiva troppo? Sempre si sente il rumore delle gocce. Cioè di quelle vere? Quando Se si riconosce che sono quelle vere. Invece a te che cosa interessava in questo progetto? trasformarle, che non sembravano gocce. Mm. Ma ad alcuni non credo che gli sia piaciuto tanto perché si aspettava una cosa più semplice, orecchiabile. Naturalmente invece sto coso gli è capitato. Cos'è sta roba? Però nessuno te l'ha chiesto. Praticamente ho cercato di usare quasi sempre gli stessi temi per farlo capire meglio, per farlo entrare nell'orecchio. Ok, quali sono questi temi? Primo, che è quello to, to, ora te lo faccio sentire, Sì. questo qui, guarda, da qui fino a qui. Ok. Quindi questo Tema è il tema iniziale. iniziale, sì. Il tema centrale, ora vediamo se lo trovo, è questo. Questo. Che si ripete due volte solo diversamente. Poi ci sono altri temi che poi va ripetuto sovrapponendoli, cambiandoli, quasi uguali. Però sono questi i due Sì, elementi più importanti, principali quindi. sì. Volevo metterci tanti elementi. Poi alla fine ho detto, poi non è che si capisce tanto perché con tanti elementi è un po' difficile capirlo. Invece che ti ritorna in mente la melodia che c'era prima, cambiata un po', Cambiato. come ho fatto per qui, per l'inizio. Sì. Vedi? Sono prima una goccia, poi due gocce, poi tre gocce, poi quattro gocce. Però il suono è sempre quello, Il suono è sempre quello, certo. Che cosa hai cambiato lì? Le volte delle gocce. Certo, quindi anche il ritmo, Sì. no? Senti, ma c'era anche una sorta di storia che ti sei fatta in testa, oppure era soltanto un progetto, come dire, formale di questo tipo? Era un progetto che si dovrà basare sul dialogo delle gocce. Sul dialogo delle gocce. Sì. Ah, che vuol dire il dialogo delle gocce? Che ci deve essere una domanda e una risposta. Una domanda e una risposta. E qual è la domanda? Risposta. Risposta. Questo è Ah, chiarissimo. e poi questa qui e questa qui, ora te le faccio vedere. Pam, Sempre manca domanda e una. risposta? Eh? No, è una No, domanda. è una domanda. E la risposta a questa domanda non c'è. Sì. Sì, c'è. Questa sarebbe la risposta? Sì. E il commento alla risposta. Qua c'è un commento che risponde. E questo commento chi lo fa? Sempre lo stesso cioè sono due o tre personaggi qua. C'è uno che fa la domanda e uno che fa la Ah, risposta. penso due personaggi, ho capito. Ecco, poi la cosa ovviamente andava avanti, interrompo la condivisione, così ci ritroviamo.
Beh, un attimo solo perché mi stavano bussando alla porta. Intanto voi riflettete un momento, bisognerebbe Ok. sapere se c'è qualche domanda, perché come dire, questo è un esempio pratico, no? Non so che impressione vi fa, no? Solo gli studenti, ma anche te, insomma. Ecco, questo è un primo esempio di che cosa può voler dire. Cioè, questo è il primo brano che questa bambina faceva, dopo un Ah, incontro. quindi sì. Dopo una settimana, insomma, quindi No, c'è. fa venire i brividi in senso positivo sentire una bambina dire: ma il rumore originale delle gocce è poco interessante, quindi lo devo trasformare, no? Lo devo trasformare. Poi questa grandissima capacità analitica di assegnare a un certo tipo di suono la funzione di domanda e a un altro tipo di suono la funzione di risposta, avere questa capacità anche a livello formale di individuare i momenti diversi della composizione, perché diciamolo, nel lavoro che tu fai, l'analisi ha un ruolo, come dire, da cui non si può prescindere, che è utile per chi fa ricerca, ovviamente per classificare i risultati, ma nell'esperienza dei bambini è quel terreno di confronto che per te, tra l'altro, è basilare nei laboratori che fai, perché uno dei temi, anche uno che entra nelle domande che i miei studenti hanno preparato per questa occasione, è in linea anche con quello che è il tipo di ruolo che il docente deve avere in questi laboratori, e che mi porta anche ad una frase che tu citi all'interno del testo di Jean-Jacques Nattier, che proviene da musicologia generale e semiologia, appunto di Nattier, in cui si afferma che un oggetto qualsiasi assuma una signification, in francese, quindi un senso, un significato per l'individuo che lo apprende quando egli lo pone in relazione con ambiti del suo vissuto, cioè con l'insieme degli altri oggetti che appartengono alla sua esperienza del mondo. Questa è una cosa importantissima che fa forse, cioè in realtà trova declinazioni diverse per qualsiasi età di chi apprende, perché questa bambina dimostra una capacità di maneggiare concetti importanti. Innanzitutto sentirla dire di facile orecchiabilità, cioè significa già porsi il problema di quello che è facile ascoltare e di quello che è difficile ascoltare, senza che questo però nel suo caso l'abbia influenzata in un senso, no, di limitazione rispetto a quello che ha fatto. Anzi, lei ha preso una posizione molto chiara, ha detto: no, le gocce tradizionali non mi interessano, le conoscono tutti e quindi non deve essere questo al centro della nostra attenzione, mi interessa di più la trasformazione. Questa è un'apertura mentale che, se poi si va a innestare in una acquisizione di competenze sempre maggiori in ambito musicale, apre le porte ad una ricchezza, come dire, del porsi verso l'apprendimento della musica, no? Sì, beh, questo brano, adesso questa è una piccola sintesi, no? Sono Sì, ma 5 minuti, in genere dura 15 minuti, però sono gli elementi essenziali. Ed è tutto quello che hai detto assolutamente pertinente e verissimo. Però vi sono anche altri fattori. È esemplificativo, no? Questo tipo di comportamento di questo brano e il tipo di analisi che ne esce fuori, che ne scaturisce. Perché vi sono condensati, infatti lo utilizzo molto dal punto di vista didattico, lo faccio sentire sempre ai miei studenti, perché sono condensate tre strategie che descrive bene De La Lande, su cui ha poi elaborato tutta la sua teoria, no? Che è la teoria delle condotte musicali, che poi chi ti interessa di didattica ovviamente non può prescindere, può essere d'accordo o meno, ma comunque deve tenere presente che esiste, no? È una teoria, ovviamente, che afferisce agli stati evolutivi di Piaget, insomma, però in Crozzi Soldoni che c'è? Sono i tre stadi che descrive De La Lande, sintonia con le teorie di Piaget, sono presenti in questo caso. C'è una prima fase esplorativa del materiale, no? Quella che un bambino fa quando è molto piccolo, dei primi mesi, sulle reazioni circolari, l'esplorazione del mondo attraverso un contatto con la propria voce, con la manipolazione, la gestualità, eccetera.
Quindi un'esplorazione, il gioco sensomotorio, no? Di esercizio esplorativo, che dura quanto? Un paio d'anni, grosso modo. Poi, e qui c'è questo lavoro della bambina, perché è partita dalla manipolazione concreta di oggetti concreti, è una goccia d'acqua più di una. Comunque il materiale è proprio sempre uno, credo. Proprio, quindi, come dire, l'ha toccato concretamente, poi l'ha preso, l'ha registrato e l'ha messo sul computer. Quindi lì c'è un altro tipo poi di esplorazione, no? Una sorta di meta-esplorazione, però il riferimento è con una materia concreta che hai toccato. Poi c'è l'aspetto, la seconda condotta che descrive della Landa è quella, lui la chiama simbolica, no? È l'aspetto sostanzialmente narrativo, in questo senso, no? Faccio finta che, cioè immagino che ci sia un dialogo, in questo caso il dialogo delle gocce. C'è una persona che fa una domanda e un'altra goccia che fa la risposta, che siamo altre. Quindi, come dire, c'è questo aspetto narrativo, narrativizzante. E poi quello che preminente è la terza fase, perché la bambina, avendo 10 anni, ormai è nella fase, nel pieno della fase che della Lande scrive come gioco di regole, no? Come costruzione, un pensiero operativo molto concreto, no? La possibilità di costruire degli oggetti, proprio, di metterli in forma, di dargli una struttura. Quindi sono presenti tutte e tre in questo brano, è esemplificato tutti i tre stadi che connotano le condotte su cui poi ha elaborato De Lalande la sua teoria. E vi volevo dire un'altra cosa, me la sono dimenticata, non fa niente, andiamo avanti. Guarda, prendendo... Ah sì, scusami, scusami, No, no, ci mancherebbe, anzi. no, una cosa mi è ritornata in mente, perché queste tre condotte anche, come dire, interpretano anche, sono esemplificative anche di alcune modalità di ascolto poi che le persone hanno, cioè tutti noi, no? Come ascoltiamo la musica? Questa è una bella domanda, no? Come ascoltiamo? È come la domanda di prima, come faccio una prima lezione di strumento? No, come ascoltiamo la musica? La musica è fatta per essere ascoltata, non è un oggetto solo trastullo di musicologi, no? Per essere analizzata, deve essere fruita, perché sennò è questo che ti insegnano poi i bambini, no? Quando li metti in grado, crei le condizioni affinché possano giocare, non divertirsi, perché tutti giochiamo, tu non giochi quando componi, sì, io quando compongo gioco, e ritengo che sia un'attività, che il gioco è un'attività profondamente conoscitiva per l'essere umano, non ci si sta divertendo, non ci si allontana, no? Ma si gioca. I bambini quando giocano sono molto compresi in quello che fanno, nella cosa più interessante e motivante che stanno facendo. E anche lì queste condotte, come presenti anche in questo brano, sono anche tre modalità di ascolto, c'è cioè l'ascolto più direzionato, poi adesso tutto il pubblico che abbiamo qui magari ci ritroverà, no? Una tipologia di ascolto. L'ascolto è più direzionato verso la sensibilità, verso la materia sonora, no? Sentire come è fatto il suono, in genere gli elettronici si interessano, sono più attenti a questo aspetto, ma poi non so, diciamo, più il musicista contemporaneo, diciamo, è più attento a questo aspetto, ma non solo. Poi c'è l'ascolto narrativizzante, no? Quello appunto simbolico, quello descrittivo. Tantissime persone ascoltano così la musica, cioè è una sorta di Mathieu direbbe di protonarrazione, no? Una sorta di narrazione, non è una vera e propria narrazione come il linguaggio, ma è una protonarrazione. C'è un dei saggi e bellissime riflessioni di Mathieu, invito ad approfondire chi ci sta ascoltando. Quindi entro in una stanza, entro in un mondo, no? E questa è una seconda modalità. Poi abbiamo l'ascolto più strutturale, no? Quello del gioco di regole, l'ascolto formale, l'ascolto, no? Sto ascoltando una struttura che poi diventa una forma, e cose varie. E quindi è interessantissimo poi mettere tutto, cioè ci date anche delle indicazioni sulla eterogeneità anche dei modi di ascoltare. Quando ero ragazzetto e insegnavo a scuola media, come dicevo prima, ero convinto che il mio modo di ascoltare fosse quello vero, perché che diamine, ho fatto pure l'esame di solfeggio e quindi saprò ascoltare. Gli altri non sapevano ascoltare. No, cioè, quindi, come dire, poi andando avanti ho capito che il mio è un modo di ascoltare, ma non è l'unico, non è neanche quello più, cioè, ma perché un altro dovrebbe ascoltare come me? Allora, la cosa interessante poi, in un'ottica inclusiva, di questo anche si parla nel libro, no? Quando l'analisi diventa uno strumento per l'inclusione, pensiamo al reale contesto scolastico, in cui mettiamo in condominio tutte queste diverse modalità di ascolto. L'oggetto è sempre uno, l'informazione è sempre una,
ma le modalità di ascolto, questo diceva Nattieno anche la citazione, sono diverse in fondo da persona a persona. Perché? Perché l'ascolto che tu proponi deve fare riferimento al contesto in cui si inserisce. Il contesto vuol dire le memorie, tutto il bagaglio epistemologico della persona che sta ricevendo, e lo mette a confronto la persona con tutto se stesso quello che arriva. E inevitabilmente le risposte saranno diverse, l'uno dall'altro. Allora, concludo solo questo pensiero perché è centrale proprio della parte che riguarda l'analisi di che cosa me ne faccio poi concretamente, perché è importante a mio avviso questa metodologia. Perché in genere ci si ferma qua, no? Quando si propone un ascolto, si rilevano che ci sono molte differenze, questa non è la migliore ipotesi, quando non si cerca di omogeneizzare tutto a una certa modalità di ascolto, come che piace tanto a certi musicologi, no? Quindi, dice l'ascolto strutturale, l'analisi schenkeriana, devi fare oppure così, certo. Chi non Sapevo che o io o tu avremmo tirato fuori quel nome, quel cognome. è in sintonia, non capisce niente, con quel testo semplifichiamo già un po' di battute, per fortuna le cose Assolutamente. sono più eterogenee di quanto diciamo. Sì. Però poi alla fine, tenuto presente di questa diversità di decodifiche dell'informazione, no? Che tu stai ponendo, formazione, il pezzo di musica. E in genere poi ci si ferma lì. Allora il messaggio che passa, vabbè, tanto ognuno se la canta e se la suona come gli pare, perché tutto è relativo. Questo lo dico specifico bene nel libro, che è un pessimo messaggio che passa. Non è che tutto è relativo. Bisogna completare la fase. Tutto è relativo rispetto a che? No? Manca quest'altro, perché se no si cade in un qualunquismo. Allora, che me ne faccio poi di questa diversità di decodifiche a livello di ascolto del brano? E come faccio a farle dialogare? Non che devono tutte convergere verso un'unica possibilità, ma la cosa interessante è che a parità di diversità così macroscopiche anche di interpretazioni, qualunque sia il tipo di ascolto, no? Faccio un esempio banale, questo pezzo mi fa schifo. Ah no, questo pezzo è la cosa più bella di questo mondo. Ah, io dico sì, vabbè, ma tu mi devi dire perché. No. Non possiamo fermarci lì. Oppure questo pezzo mi mette l'angoscia e quell'altro dice per me la cosa mi mette una enorme felicità. Niente di più normale che succeda una cosa del genere, sia con i Assolutamente. bambini sia con gli insegnanti in formazione, ma con chiunque ascolti la musica sostanzialmente, soprattutto con la musica. Quindi come ne usciamo fuori? Com'è possibile? Quale strategia per cercare di con noi sensatamente, vado in sintesi, di che possiamo parlare? Nessuno ti toglie la tua affettività, la tua sensazione, no? Rispetto a quel brano di musica. Nessuno ti toglie la tua tristezza, nessuno ti toglie la tua felicità a parità di brano. Ma andiamo a individuare in termini strutturali, cioè quali sono gli elementi che fanno sì che a te ti susciti l'angoscia con lo stesso elemento e lo stesso elemento susciti un'enorme felicità a un'altra persona. Possono coesistere? Certo che possono coesistere, nessuno le toglie questi stati affettivi, però possiamo discutere, possiamo analizzare e vedere dove sta, dov'è la radice, cioè, come dire, da un punto di vista endomusicale, sostanzialmente, non soltanto esomusicale. Adesso sono andato un po' per soldoni, però in sintesi, però è molto importante. E anche questo ho visto che funziona proprio. Guarda, la ricchezza degli spunti è veramente tantissima. È proprio veramente un tripudio di cose che aprirebbero tanti scenari. Però, per esempio, la protonarrazione di cui tu parli è la cosa che ci salva quando, per esempio, in alcuni corsi che tengo trattiamo una forma come quella della sonata, no? Che ha attraversato così tanti secoli e che proprio perché è una forma molto molto più aperta di quanto non si immagini, nella manualistica è diventata la forma con lo scheletro strutturale più rigido in assoluto, mentre la sonata stessa in tutta la sua storia ha dimostrato di offrire soluzioni diverse, quindi di portare avanti una narrazione diversa. Quindi certi termini che tu usi in riferimento al lavoro che hai fatto per la didattica musicale sono assolutamente vicini a quell'approccio che io sposo in pieno, che deve considerare, per esempio, in fase analitica un punto di partenza, cioè possono esistere diversi metodi per fare analisi. L'importante è che il presupposto sia considerare che ognuno di questi è parziale.
Perché se si pensa che uno di questi rispetto ad altri ci restituisca la verità definitiva di come quella composizione è costruita, ci porta in una direzione assolutamente sbagliata. Perché il problema della relatività, della sensazione che tu dici, no? Un brano ad alcuni può provocare grande tristezza, ad altri può provocare grande felicità. Non è un approccio qualunquistico, ci sono delle ragioni che partono dalla struttura interna del modo in cui il brano è costruito, in primis. In secundis, questo si va a innestare con quello che è il vissuto poi della persona che va ad ascoltare, vissuto che passa da tanti canali, dal canale della percezione, dell'emotività, dalla preparazione anche musicale. E con questo non vogliamo dire che l'ascolto approfondito sia prerogativa di chi ha delle competenze musicali. È una cosa diversa. L'attenzione che tu poni nei confronti dell'ascolto e il fatto di stimolare i bambini ad ascoltare per poi discutere e fare analisi insieme dà alla base, una base fortissima a capire come funziona la musica molto più da vicino di un imprinting prettamente astratto e teorico. Che deve, può avere la sua funzionalità, ma deve essere considerato una parte del discorso. Questo non significa che si fa analisi musicale descrivendo le reazioni emotive a quella, cioè, tutto questo ovviamente, come dicevi tu, va calato poi nel contesto in cui ci si trova ad operare, no? Però questo è un elemento importantissimo. Esistono diversi modi di ascoltare. E non esiste una prerogativa che spetta ad alcuni anziché ad altri nel farlo. La differenza la fa anche il trovarsi dopo l'ascolto a discutere di quello che si è ascoltato, perché il lavoro su un ascolto attento è centrale da fare con i bambini, perché poi questa cosa si ripercuote anche su chi la musica la va a scrivere. Tra l'altro, questa citazione di Nattier e quello che tu dicevi prima mi ha subito riportato, per esempio, alla logica della colonna sonora, che si innesta non soltanto in un meccanismo narrativo molto più articolato, perché lì abbiamo diversi canali, la musica, i dialoghi, le immagini, la fotografia, tutto quello che concorre, no, alla realizzazione di un prodotto audiovisivo. Ma le scelte che si fanno a livello musicale sono anche dettate dal modo in cui gli ascoltatori e gli spettatori si pongono e si possono porre potenzialmente rispetto a quello che vedono. Perché il concetto di codice musicale è un concetto importante intorno al quale girare. Ora, e la cosa è meno didascalica e descrittiva di quanto non si pensi. Cioè, io so che se ho un film in stile thriller, di conseguenza ci sono dei codici musicali di riferimento che servono a chi va a creare, per esempio, la colonna sonora per generare un certo tipo di stati. Ma non è una cosa così superficiale e non è una cosa così automatica. Quindi io uso una serie di settime diminuite per restituire il senso di tensione perché sono in una pellicola thriller. Siamo molto oltre questo, perché anche un brano in do maggiore, se inserito in un certo modo nel contesto, può generare un senso thriller decisamente superiore di quegli accordi che nella scienza dell'armonia nascono per creare degli stati di tensione. Perché sono andata a chiamare in causa tutto questo? Perché il fatto che tutti gli elementi che concorrono a definire il linguaggio musicale è importante che vengano sempre inseriti in un contesto, sia in ambito didattico, che in ambito compositivo, che in ambito strumentale. Cioè si deve parlare di quella cosa lì. Non si può avere la presunzione di pensare che spiegata una cosa, quella sia l'unica soluzione possibile. Il riferimento che tu fai al gioco, per esempio, è un elemento che l'altro giorno a lezione una mia studentessa, Aurora, ha portato come centro anche della sua sperimentazione di insegnante. Cioè, lei dice, io ho dovuto inventare nella formula del gioco dei sistemi per far sì che i bambini potessero apprendere quello che poi io dovevo, insomma, portarmi a casa come risultato. Quindi il gioco come elemento anche di relazione è
estremamente importante anche in un'altra ottica, e questo mi porta ad un'altra questione che ti pongono alcuni dei miei studenti. Rispetto anche a quella che è la tua esperienza, tu hai notato una differenza tra i bambini con cui lavori adesso e i bambini con cui lavoravi 10 anni fa rispetto all'attenzione? Perché uno dei grandi ostacoli che i miei studenti hanno condiviso con me nell'insegnare e nel fare formazione musicale è quello dell'attenzione, cioè di doversi giocare delle carte per poter far scatenare l'interesse in primis e mantenere un'attenzione viva nei bambini, perché questi stimoli che vengono dalla tecnologia, dall'uso di internet, mette un po' in difficoltà questa parte della formazione. Sicuramente l'esperienza che ci stai portando è importantissima perché è anche un esempio di risultati che dimostrano quanto i bambini siano veramente molto entusiasti di fare questo tipo di formazione, no? E questo è un elemento importante oggi. Sì, guarda, il laboratorio che abbiamo fatto per lavorare a questa ricerca ha contemplato 15 bambini, che è stato il nostro campione, quindi più bambini di classe quinta. È vero che l'esperienza non si è fatta all'interno del reale classe, però abbiamo in qualche modo simulato la stessa situazione, perché i bambini comunque sono venuti in conservatorio, accompagnati anche dalla loro docente curricolare, e a fare queste esperienze per una volta a settimana. E quindi ho potuto vedere che, certo, le dinamiche di una iperattività, sì, sicuramente c'è questo aspetto, però devo dire che se uno ne prende atto e li lascia anche un po' tranquilli, anche in questa gestione di questa, cioè, oddio, non sto fermo, mi alzo, ma poi ritorno. Laddove non si superano certi confini che riguardano l'incolumità Certo. dell'individuo e quello degli altri, insomma, cercherei di essere. Capisco che poi la gestione di una classe con magari tanti bambini che hanno questo atteggiamento che viene classificato come iperattivo non è facile. Però io ho visto che anche un'attività di questo tipo, di natura analitica compositiva, favorisce molto la concentrazione, perché sta facendo un'attività profondamente motivante. Poi, se io devo pescare, fare riferimento alla mia memoria, ecco, ci portavi tu, dice, ma tanti anni fa, ma io posso andare addirittura, forse 40 anni fa, quando ho iniziato appunto a fare quell'esperienza a scuola media, i bambini erano molto peggio di quelli di oggi, io per quello che ricordo, ma molto peggio. Cioè, non si riusciva a fare assolutamente niente. Proprio niente, eppure anche lì riuscivo a fare qualche cosa, registravo, facevo sentire, certo non causa. Ora, quindi direi che ecco, questa, se la domanda è questa attività compositiva, analitica, creativa, riflessiva, di condivisione, può essere utile per affrontare anche situazioni, diciamo, meno agevoli, un po' più difficili nei reali contesti scolastici, la mia risposta è sì. La mia risposta è sì, ed è stato fatto. Da alcuni docenti, da alcuni, insomma, docenti con i quali ho condiviso un percorso di formazione. Quindi ci sono anche le testimonianze video, delle cose sono anche testimoniate nel libro, con una intera classe di quindi 20, 22, 23 bambini che hanno svolto attività di prima classe primaria, di prima scuola di prima classe, quindi bambini di 6 anni, che hanno svolto attività analitiche e compositive. Certo, la tecnologia che puoi utilizzare con bambini di 6 anni non è quella che utilizzi con bambini di 8 o di 9, perché, come dire, devono essere più guidati, devi proprio prendere Certo. la mano del bambino, no? Perché Sì. dentro la LIM non ci arrivano neanche, tra l'altro le LIM sono fatte malissimo per la scuola, che sono fatte a misura di bambino, stanno tutte a un'altezza che un bambino di 6 anni non Proprio le ci cose arriva. basiche, insomma. Beh sì, devi mettere un banco sotto per poterlo far arrivare, che cosa che è stata fatta da questa docente Elisa Alessandroni, mi piace ricordare, con la quale siamo in continuo contatto, che ha voluto sperimentare da subito con i suoi bambini di classe prima tutta questa ciò di cui stiamo parlando. Senti, vedo che c'è un messaggio, però non Sì, volevo vediamo, ci sono essere due messaggi troppo in formale. chat. Allora, il primo è un complimento, che tra l'altro proprio Aurora che menzionavo prima, Grazie, ti fa i allora. complimenti per il lavoro È che vero, grazie. svolgi.
Allora, Marco chiede, probabilmente dice, forse me lo sono perso io, ma qual è stata, se c'è stata, la consegna che eventualmente tu hai dato, che ha portato poi in quel caso Silvia a costruire questa concezione compositiva che poi condivide? Cioè, tu hai dato una direzione di qualche tipo? No, non c'è stata nessuna direzione, assolutamente, lei ha fatto autonomamente. È chiaro che però la domanda è pertinente, quindi, assolutamente, perché sembra che ci sia una certa direzione. E poi andando avanti, in questo caso è stata proprio una sua iniziativa, cioè è nata da un'esplorazione. Certo, adesso quanto è importante per esempio gli ascolti che fanno i bambini e che tu proponi anche ai bambini, perché anche con questa ex ragazzina che ormai è una musicista professionista, cioè, ma è chiaro che nel percorso tu poi fai ascoltare qualche cosa. E quanta influenza ha questo ascolto che tu fai poi nella futura produzione? Io penso che sia anche normale questo, no? Chiunque di noi nella propria iter anche professionale, i primi modelli sono stati fatti ascoltando, no? E quindi cercando di rifare, ma anche la didattica del compositore, sostanzialmente anche quella tradizionale, si basa su questo, no? Rifai Certo. qualche cosa che studi, che ascolti, eccetera. No, questo introduce un'altra tematica, proprio il tema dell'ascolto, quanto sia e come si può introdurre l'ascolto in un'attività di questo tipo, un ascolto sensato, perché quando dico sensato, intendo dire un ascolto che motivi il ragazzino, adesso riferiamoci a un bambino del secondo ciclo di scuola primaria, scuola media, insomma, quello è il target su cui io so che tutto ciò funziona bene. In altre fasce di età hanno sperimentato i miei studenti, però come introduci un ascolto? Che ovviamente nella scuola chi insegna educazione musicale, ma anche chi insegna strumento, meno chi insegna strumento, perché chi insegna strumento tende a fare degli ascolti mirati soltanto al suo strumento, a volte, ma neanche sempre. È una didattica più di natura algoritmica, tecnica, no? Ti insegno a suonare, insomma, non ti insegno a pensare. Ecco, in genere non si fa quasi mai nello studio di uno strumento. Quindi, che tipo di ascolto si propongono nella scuola del primo ciclo di istruzione? Ma in genere sono ascolti che l'insegnante ritiene essere i capolavori. Tu prendi il manuale di testo e c'è la sezione di ascolto, un'ora, sono 2 ore settimanali in educazione musicale, un'ora fanno in genere ascolto e un'ora fanno attività pratica, teoria e così via. Questa è in genere la divisione che ho potuto vedere che mantengo. Ora, che tipi di ascolto? Sono ascolti scollegati dalla reale motivazione che potrebbe avere un ragazzino di 11 anni, 10 anni verso quel tipo di musica, ma perché scollegati? Perché sono i capolavori della nostra tradizione, che sia Mozart o Beethoven, non c'è niente di più lontano dal vissuto di un bambino che quello che noi riteniamo essere i grandi capolavori. Non che a bambino gli faccia schifo una cosa del genere, là, se lo sente, Certo. perché ci mette una bella pastorale, no, al primo tempo della pastorale in genere poi li mettono a disegnare, oppure Vivaldi e cose varie. Ma è musica che ai bambini non riguarda proprio, questo non lo sto dicendo soltanto io, ad esempio gli studi di Michel Ambertin sulla culturazione in senso tonale, non soltanto in senso della tonalità tradizionale, ma senso tonale come punti di riferimento, cioè molto, molto diverso da quello che noi pensiamo. Per cui un bambino anche fino a 14 anni è inutile che gli proponi musica con un'organizzazione grammaticale e sintattica che lui non riesce proprio a gestire, cioè non ci si orienta proprio. Ci sono dei bellissimi saggi di Ambertin su questo aspetto, no? Su che cosa sente una persona che nulla sa di musica o un bambino o appunto un adulto che non ha riferimenti, come sente, come organizza il tempo musicale. Sai, gli studi di una bellezza, è tutto reperibile, quello Sì, che sì, sì, sì. dico, quindi anche chi vuole avere un po' di bibliografia, poi magari mandiamo qualcosa di essenziale. Sì, anche la Quindi, bibliografia di elementi sarà corredata di. appunto, allora che musica proporre? Su questo anche Della Landa è molto, molto, molto chiaro, no? Ma che musica proporre? Quella che è più vicina a loro, in che termini? Più vicina a loro nel senso che volendola potrebbero rifare. E questo dicevamo all'inizio di questo incontro, no? La musica del Novecento, soprattutto, è a portata di bambino, perché volendo un bambino un pezzo di Chiesa lo può rifare.
magari non lo rifà bene come Cage, però l'idea di un pianoforte preparato lo può tranquillamente fare con qualunque strumento, è l'idea che ha portata di bambino e la può rifare tranquillamente. Tantissima musica, come tantissima espressione figurativa del Novecento, è proprio a portata di bambino. Allora è inutile che ti faccio sentire Mozart, perché non c'è niente di più lontano, fino a 14 anni, 13 anni, 14 anni, che far sentire, non se ne può fare niente. Per carità, ti ripeto, non è che fa schifo, se lo sente molto volentieri il ragazzino. Però che ne prendi? Cosa gli rimane? Perché devo andare a scomodare Mozart con la sua complessa organizzazione grammaticale e sintattica, quando invece del quale appunto un ragazzino non può farsene niente, perché non potrebbe mai rifare una cosa del genere. Per cui gli rimane in mente qualche melodiola, il flauto magico, che poi canticchia un po' stonicchiato e così. Ma invece, voglio dire, Stockhausen sa benissimo che cosa farsene. No, il Dear Price di Stockhausen, tutti per carillon, un bambino sta lì, si sente di Pierre Arrighi, per esempio, le variazioni per la porta a un sospiro, che sono, diciamo, un capolavoro, tra virgolette, degli anni 60, ma il bambino sta incantato, abbandona tutto e si mette lì a sentire, no? Dai 5-6 anni in poi sta a sentire le variazioni per la porta a un sospiro. Se Insomma. non erro, tu hai dei materiali che volevi mostrarci, no? Avevo visto Sì, qualcosa di Clementi, avevo ah sì, visto. beh, adesso però sai che non so quanto tempo abbiamo perché bisogna fare una scelta molto drastica. Sì. Forse possiamo. Guarda, intanto vi faccio vedere questi bambini, ci tengo, che così almeno Certo. li guardiamo in faccia chi sono, Ovviamente ci sono tutti i permessi del caso, lo no? Sì, specifichiamo per questa cosa. questa non avrei mai potuto fare la ricerca. Con i quali siamo rimasti un po' in contatto, poi inevitabilmente no, si perdono un po' nel tempo. Eccoli qua, no? Certo. Sono i nostri protagonisti della ricerca, tutti uno più carino dell'altro. Questa bambina, per esempio, ha 9 anni, e anche un altro, c'è un altro di 9 anni, ecco lui, anche loro proprio piccolini, 9 anni. Piccolini, mi viene da ridere, piccolini, no? Con delle osservazioni Sì. strabilianti. Oh. Questi sono i bambini. Beh, bisogna allora fare una scelta. Volevo, guarda, vi faccio, ecco, rispetto a quello che dicevo prima, un attimo solo questa piccola slide, che riassume un po' alcune fasi che io ritengo fondamentali. Io l'ho stigmatizzata così. Cioè, se un ragazzino ti porta qualche cosa, tu che fai? Qualche cosa intendo un prodotto compositivo, come quello di questa bambina, no? Sì. Infatti lei dice, adesso magari nella registrazione non si è sentito, l'ho tagliato, non mi ricordo, la maestra, io, ma quando tu l'hai fatto sentire alla maestra questo pezzo, che ha fatto sentire sia la maestra, io paghi, la maestra che ti ha detto? Niente. No. È normale, perché se l'insegnante non ha un posto nel cranio per riconoscere il lavoro che gli porti, che fa? Si limita soltanto, nella migliore delle case, ad accogliere. Che per carità è il primo step fondamentale, devi essere accogliente, devi creare un contesto accogliente, devi essere una persona che sa accogliere, ma non basta, che sennò ci si limita a essere, quanto sei stato bravo, gli dai una bella carezza, gli si fanno un altro bravissimo, eccetera, che va bene, ma non ci si può fermare lì. L'altro step è quello di saper riconoscere, questo afferisce proprio alla competenza dell'insegnante, che deve, per poter riconoscere quello che ti sta portando un bambino, devi avere una conoscenza la più ampia possibile, soprattutto del repertorio del Novecento, ma non solo musicale, perché come dicevo prima, quello che fanno i bambini inizialmente è molto vicino a come hanno pensato gli artisti nel Novecento. Quindi devi saperlo, no? Come, ma che ti serve poi saper riconoscere, accogliere bene, saper riconoscere, per fare che? Per valorizzare. E la valorizzazione non è soltanto dirgli quanto sei stato bravo. Quello è fondamentale, certamente, ma dagli un motivo del perché è stato bravo. Allora, valorizzare, che vuol dire? Vuol dire cercare nel repertorio, soprattutto dico del Novecento, ma poi non solo, ovviamente, repertorio degli accostamenti con opere che sono riconosciute dalla cultura ufficiale per essere grandi capolavori, no? Indipendentemente che lo siano, no? Da grandi capolavori, in tutti i campi. In questo campo specifico stiamo parlando della musica, quindi che realizzino,
in tutto o anche in parte la stessa modalità di pensiero che sta mettendo in atto il bambino. Questo che tu lo valorizzi, dici, Occidente, allora io sto pensando come Cage, Occidente, sto pensando come Stockhausen e naturalmente glielo fai sentire. A quel punto, con questo feedback che tu gli stai dando, che è il quarto step, tu motivi anche un ascolto, perché non ha nessun senso proporre Cage così. Allora è uguale a come dicevamo prima con Beethoven, no? Ma in questo caso gli dai un appiglio per capire, per motivare l'ascolto. Perché? Perché c'è una forma di rispecchiamento. Lui sente che il modo di pensare di Cage è molto simile a quello che sta facendo lui. Vedo un altro messaggio in chat, lo leggi Sì, tu? guarda, è un'altra nostra studentessa, Silvia, che ha appunto delle esperienze di insegnamento, anche proprio di strumento, e ci dà un feedback, a proposito di feedback interessante, cioè dice di avere sottoposto a molti dei suoi piccoli studenti i giochi di Kurtag, di Georgi Kurtag, e ci conferma che i bambini si trovano perfettamente a proprio agio nell'eseguire un compositore come lui e a comporre anche per gioco nel suo stile. Quindi un'ulteriore conferma del fatto che compositori che diciamo, non entrano nelle stagioni concertistiche, entrano poco perché magari hanno un linguaggio musicale che viene considerato ostico, in realtà sottoposto ai bambini sono di grandissima utilità e ci dimostrano ulteriormente l'apertura proprio dei bambini a degli ascolti perché proprio privi completamente di quei pregiudizi che invece poi crescendo, come dire, cominciano anche un po' a caratterizzare gli individui, no? Certo. Quindi no, questo è un feedback ulteriormente importante rispetto all'esperienza di insegnamento, in questo caso strumentale, perché Strumentale, quindi insomma è molto importante. sì, ma è la stessa cosa, appunto, con lo strumento cambia il dispositivo, ma la metodologia è esattamente la stessa. Anche lì un bambino che compone come Kurta, che gli chiedi e lui ti porta qualche cosa, e allora a quel punto tu gli fai sentire e gli fai vedere. Di composizione di Kurtag, in questo caso giochi, quindi la motivazione poi anche ad ascoltare, anche a capitalizzare, no? Quello che sta ascoltando, quello che gli stai vedendo, è tutt'altra cosa che non mettergli di fronte un metodo, fai Assolutamente, sì, e assolutamente. ti segui. Questo riguarda appunto l'analisi di tutte le varie sfaccettature dell'attività analitica, che ripeto, provateci, no? Chi non lo fa adesso? Silvia lo sta facendo, no? Questo lavoro. Ah, chi non si buttasse, no? Perché poi, Sì. come dire, è importante, io lo dico sempre ai miei studenti, chi incomincia a farsi queste domande, non è che deve aspettare di fare 10 anni di corso e poi, come uno dice, devo fare il compositore, adesso faccio 20 anni di studi di composizione e poi compongo. No, tu componi da subito, se vuoi fare il compositore, no? Assolutamente, sì. Quindi, come dire, anche lì, buttarsi, all'inizio loro mi dicono, ma io poi dopo un po' non so proprio che dire, no? Vabbè, non ti preoccupare, tutti ci siamo passati. Accetta anche questo saper rimanere senza parola, eh? Crea le Assolutamente. condizioni, crea le condizioni, fermati quando è importante che riconosci anche i tuoi limiti, che mano a mano si amplieranno. Adesso qualunque bambino mi porta qualche cosa, io non ho grandi problemi a orientarmi, no? Certo. L'esperienza serve a quello, quindi ho sempre in qualche modo una risposta il più possibile sensata, certo errori li faccio anch'io, però insomma mi sembra che funzioni. Guarda, se hai voglia di togliere la condivisione dello schermo, partiamo, poi ovviamente ci avviamo anche verso la fine del nostro Sì. webinar. L'imposizione di un metodo, si rivela come. Come dire, si rivela un ostacolo anche rispetto a quel grado di conflittualità, di cui tu parli all'interno del libro che si viene a creare nelle fasi di condivisione dell'analisi tra i bambini. Cioè, tu parli proprio di momenti in cui c'è stata una grande conflittualità tra i bambini nel analizzare. Ma conflittualità in senso positivo, cioè divergenze proprio di opinioni che poi porta i bambini stessi a doversi sentire ancora più forti nel giustificare il perché delle loro scelte, no? E in questo senso, lo scambio dell'analisi, come si farebbe anche in un contesto, diciamo,
tra persone adulte che si trovano ad analizzare una sinfonia, una sonata, come dire, nasce anche nei contesti già che vedono come protagonisti i bambini, no? Questo aspetto dell'analisi e della conflittualità l'ho trovato estremamente interessante. Sì, perché non c'è niente di più facile che accada proprio questo, eh? Ma in tutti i contesti, anche tra gli adulti. Assolutamente. Poi per gli insegnanti in formazione è ancora più grave, no? Che accada una cosa del genere. Però poi facendo ragionare, attivando questa modalità di condivisione, no? Di aspetti analitici, anche con gli insegnanti in formazione che arrivano in formazione già con tutta una serie di loro pregiudizi, idee di musica, eccetera, per cui io non faccio mai ascoltare subito né produzioni dei bambini, né tantomeno brani di musica contemporanea, eccetera. Perché scatterebbero, ho visto, no? Che scattano immediatamente delle barriere, subito, te li fai nemici immediatamente, dicevo che vuole questo, ma perché mi deve scardinare le mie certezze? Io non faccio niente. Creo allora le condizioni affinché da sole queste certezze si dissolvano e si dissolvono immediatamente nel momento in cui l'insegnante incomincia a comporre, incomincia a produrre. Allora si rende conto da solo e prende atto che sta componendo e sta pensando come Cage, faccio un nome qualunque, Sì. non come Beethoven, perché non gli riesce, o a meglio, non gli aspetti superficiali della musica di Beethoven, magari però concettualmente, profondamente, la struttura profonda di certi pensieri di Beethoven li sta mettendo in atto. E questo è successo, è sfacciato. E io allora appiglio, cerco di andare in questo senso, ad esempio, un libro utilissimo che consiglio veramente a tutti, sono Le figure della musica di Sciarrino, no? Che è un testo che io utilizzo proprio quando ho la possibilità, perché ormai il tempo è sempre poco, però quando posso lo utilizzo come percorso didattico. Che è stupendo, un testo bellissimo, non so perché Sciarrino poi non ha fatto una, non si trova più, è introvabile, però si trova in rete ben scansionato, però tutte le immagini a bianco e nero, però lo trovate, Sì, almeno per una lettura si sì, scarica tranquillamente. Io lo utilizzo proprio come testo didattico fondamentale, perché in fondo realizza tutto quello di cui sto parlando anch'io sostanzialmente, no? Come si decodifica un brano musicale, che tipo di analogie tra il pensiero musicale contemporaneo e quello che c'è stato prima, andare a trovare delle strutture profonde, ecco, sostanzialmente, che possono collegare un tappeto persiano con una variazione di Beethoven, per dire, no? Qual è? Certo, non c'è niente a che vedere un tappeto persiano con Beethoven, però se tu vai a scavare, forse certi procedimenti in comune ci sono. Tra l'altro la cosa viene da Sciarrino, che non a caso è un grandissimo conoscitore della storia dell'arte, dell'arte visiva, no? Proprio per chiudere il cerchio rispetto a quello che stai dicendo. Se sei d'accordo, per chiudere, io mostrerei, cioè ti chiederei di mostrare il video che avevi Ah, portato per noi, alla fine del quale poi facciamo, va bene, ci sì. avviamo verso i saluti, insomma. Sì, sono pochi minuti, vediamo se ricondivido. Così. Allora, di che si tratta? Questi sono i bambini della nostra ricerca proprio all'opera. Non sentirete della musica, no? Però ci colleghiamo, ecco, il riferimento è pertinente perché stiamo lavorando a livello analitico di base proprio su un celebre quadro di Paul Klee, che tra l'altro si chiama Ritmo, ma poi il titolo gliel'abbiamo dato dopo. Ma perché? Perché gliel'abbiamo proposto? Non per fare un'attività acculturante e basta nei confronti di Klee. No, perché era emerso un brano di una bambina che aveva gli stessi procedimenti costruttivi, no? Di modularità variata, che in fondo è alla base della costruzione di questo quadro astratto di Kleno. E allora trovare un riferimento, quello che dicevo prima, no? Come fai a valorizzare? Ecco allora che ragionare che una bambina di 9 anni ragioni in termini costruttivi come ha ragionato uno dei più grandi artisti moderni, contemporanei, insomma, del Novecento, Paul Klee, rinforza e valorizza, oltre a riconoscere, ovviamente, adesso vedrete un po' l'entusiasmo con cui i bambini vanno alla scoperta di questo quadro, ne fanno un'analisi. Qua vediamo un campione, che cosa può essere questa analisi di cui parliamo noi, riferita al versante visivo. Vi facciamo vedere un quadro di un importante autore del Novecento, poi vi
diciamo che cos'è, anche come si chiama, perché c'è un titolo questo qua. Cioè, il quadro più semplice che ci sia, bravo Edoardo. Pensa che non è solo bianco-nero, ma ci sono delle differenze. È meno che grigio. È anche grigio. Sembrano mattoni messi uno sopra l'altro. Va bene, certo. Però Lorenzo, chi è Francesco? No, chi ha detto il quadro più semplice che c'è? Francesco? Edoardo. Però cerchiamo di capire che cosa... Perché ve lo facciamo vedere? Li ha messi in ordine. Li ha messi in ordine, dice Tommaso. Due, tre, due, tre, due. Ha messo 3-3-3. Quindi che, quando Davide dice ha messo anche Tommaso si stava sforzando di dargli un ordine. Davide dice ha messo 3-3. L'ordine che dice Davide è di 3. Secondo me, 3-3-2. Secondo me quello là è come se quello là all'inizio è come da non contare. Quindi vabbè, 2-3-2-3-2-3. No, ho capito forse. Sì. Continuava a fare così. Per riga? Così. Come? Orizzontale. In diagonale? A zigzag. Cioè grigio, bianco, come lo leggi tu? Così. Così. Nero, 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 nero. E poi l'ultimo è bianco. Però. E invece, Edoardo, come lo leggi tu? No, io non lo dico la cosa. Però non sono proprio ordinati. Perché uno è messo più sopra un altro quindi e la ci sono uno spazio. Ok, quindi tu non un altro ragionamento. Aspetta, perché aspetta, non la stessa non è la stessa lettura di Dante, giusto? Non è la tua, non è uguale a quella non di l'ha messa proprio. Hai visto quello là in basso a sinistra? Questo grigio. Sì. Se vai tutto per dentro in orizzontale fa una riga. Qua. Ah, sì. Tutto grigio. Sì, sì. Vero. Parla labirinto. E anche il nero, anche il nero. Una riga, e anche il bianco. Perché ve l'abbiamo messo? Perché, questa è una domanda per tutti, perché abbiamo messo questo quadro? Proprio dopo il brano di Lavinia, perché? Che relazione ci può essere, se c'è una relazione? Sì, perché sono sempre gli stessi colori, sono in ordine diverso. Sono sempre gli stessi colori, quanti sono i colori? Tre. Proviamo a fare una lettura condivisa insieme, poi ce ne possono essere tante, come vedete, di letture. Proviamo a fare la lettura più tradizionale e ovvia, quella in orizzontale. Prima riga, che succede? Nero? Nero. Grigio? Grigio, bianco. Guarda che il grigio è verde. È grigio, nero. Grigio. Poi? Grigio, bianco. Poi che c'è? Di nuovo? Che c'è? Nero, grigio, bianco, nero. Poi nero, grigio, bianco. Poi? Nero, grigio, bianco. Basta, non lo guardate, come andrà avanti questa cosa? E quindi qual è il modulo? Potrebbe andare anche all'infinito. Qual è il modulo? Modulare. Perché qual è il modulo? La tessera, qual è? Io. Che si ripete. Quando tipo, fa nero, grigio. Poi grigio. Allora, l'ordine di colori è nero, grigio e bianco. Però il bianco va sempre a capo. Perché poi non ci entra. Ah, lì va a capo. Non sempre. Non sempre, però. Non sempre, però il modulo è quello. Anche il grigio a volte va a capo, cioè. Sì, pure il grigio. Quindi è un po' per un però c'è un errore. C'è un errore. Qual è l'errore? Allora, il basso a destra c'è il grigio e il bianco. Quando torna a capo riparte grigio bianco. Nero, grigio, bianco. No, quello là, sopra. Questo, sopra questo, a destra. Questo, grigio destra, bianco. No, nero, destra. Grigio, bianco, torna a capo, grigio, bianco. Vedi, c'è una piccola differenza. Deve essere... ha fatto il contrario! Secondo me ha fatto il contrario! Giriamoci tutti quanti! Bianco e nero. Ha fatto il contrario! Nero, grigio, bianco, nero, grigio, bianco. Non ho visto l'altra. Ma se è girato un attimo il foglio. Si è girato il foglio, dice. Somiglia alla tua brano o no? Lavinia, ti assomiglia? Ti ritrovi qualcosa o no? Dice Lavinia, sì. Quindi Lavinia ha pensato allo stesso modo di uno dei più grandi artisti del Novecento, che si chiama Paul Klee. Cercatelo voi, è stato un grandissimo pittore. Complimenti, Ivana. Il futuro, sì, Lavinia. Certo, complimenti, sì. Un'altra cosa che noto è che inizia col nero e finisce col nero. E per esempio, anche questa è un'altra cosa, tutta questa cosa qua però c'è, inizia e finisce con lo stesso. L'inizio e la fine sono stessi. La stessa cosa c'era anche un po' di... Io se mi giro verso di qua è strano. L'inizio e la fine un po', vabbè. No. Andiamo avanti. Che strano questo. Va bene, andiamo un po' avanti, grazie. Facciamo però, dai! Andiamo a fare un applauso. Era appena girato a contrario. No, questo è un po' l'analisi di base sostanzialmente, cioè, come dire, ci si mette alla scoperta di un oggetto, però uno l'ha proposto perché c'è stata una connessione, una relazione con il pensiero della bambina, ecco, un po' questo.
Assolutamente, l'entusiasmo era palpalpile, insomma. Ma questo è uno dei tanti esempi, poi piano siamo tutti così, tutti vivaci così gli incontri, no? Però sono stati momenti in cui l'abbiamo lasciati a lavorare da soli, a sperimentare, ognuno centrato sul suo computer, così danno una mano, cioè, però la vivacità ci vuole. Ci vuole, sì, ci vuole. E, tra l'altro, una delle cose che preoccupa i miei studenti è anche il modo in cui un docente deve porsi, no? Tu sottolinei, questa mi sembra una bella conclusione del webinar, tu sottolinei che per portare avanti certi percorsi formativi è necessario che gli stessi docenti facciano esperienza degli stessi, no? E quindi si mettano in gioco anche loro nel creare, nel fare sperimentazione. È uno dei problemi, insomma, delle cose di cui i miei studenti vogliono parlare riguarda il modo in cui il docente deve essere, no? Nei confronti degli studenti. Cioè, se optare per un approccio più formale o se optare per un approccio, perché spesso viene chiesto al docente anche di svolgere un ruolo quasi di sostegno psicologico, ovviamente escludiamo da questo discorso tutta la parte riguardante i DSA, che era anche in realtà una cosa di cui ti volevo chiedere insomma, di parlarci. Comunque tu nel libro fai in parte riferimento a alcune situazioni, quindi invito ovviamente i ragazzi ad approfondire tramite quel canale. Cioè, come deve essere un docente oggi, no? È chiaro che questa cosa è diversa anche rispetto al contesto. Cioè, un docente che lavora in un ambito universitario ovviamente non può porsi come si pone un docente che ha a che fare con i bambini, no? Però sento che è una delle preoccupazioni che i miei studenti hanno, perché ovviamente poi ci si mette in discussione. Una preoccupazione giusta. Giusta e legittima, no? Assolutamente centrale. Devo dire che le domande che sono emerse, tutte quante una più coerente e più pertinente dell'altra, insomma, veramente i miei complimenti. Anche se vedo solo dei nomi, così sarebbe piaciuto vedervi e anche sentire un po' la voce. Sì, sì, ma no, capiterà, lo faremo capitare. Ecco, lo spero. Il docente che deve fare? Deve creare le condizioni, adesso voglio essere molto semplice, no? Affinché, cioè, molto spesso quando i miei studenti incominciano a intraprendere un percorso di questo tipo, quando insegno anche metodologia dell'insegnamento strumentale, dico, voi sì, sperimentate con i vostri studenti, però poi portatemi video, chiedete autorizzazioni, video e gli audio, perché sennò di che parliamo? Voglio vedervi all'opera, vedete. Allora, le prime cose che portano è una logorrea incredibile. Perché durante le lezioni, sono loro che parlano. Allora, piano piano, dico, ecco, piano piano, sfoltisci, fino ad arrivare a un punto in cui tu non devi parlare più. Non devi dire niente, devi soltanto creare le condizioni. Ecco, lì il bravissimo docente deve arrivare secondo me a questo. Non deve più insegnare. Ovvio. Penso che i miei studenti sarebbero contenti di questa mentalità. Ma non è facile. No, infatti. Assolutamente. Certo. No, adesso battute a parte, diciamo anche che non c'è poi un criterio universale di riferimento, che poi è nell'esperienza, no? È nel mettersi in gioco, nella condivisione anche delle esperienze, perché un percorso come quello di didattica della musica, a mio avviso, al di là degli insegnamenti di cui ci occupiamo direttamente, come dire, trovano terreno fertile nella condivisione delle esperienze, che possono essere molto variegate e molto, molto articolate. Guarda, io ti ringrazio per questo primo di una serie che spero faremo anche nei prossimi anni di confronti. È stata molto bella anche la partecipazione, insomma, degli studenti sia in diretta sia nelle domande preparate. E, ti auguro buon lavoro, insomma, anche per questa seconda parte di ricerca che poi saremo curiosi di... condividere, esatto. Grazie ancora, buon lavoro, buona DAD, buon tutto e a presto. Anche a voi, grazie a te, veramente grazie anche ai ragazzi, insomma, che hanno partecipato. Grazie. Alla prossima.